Signori e signori, è arrivato il momento tanto atteso della sigla. Siete pronti? Siete caldi? E che Drama Space sia da padrone. Thank you.
E eccoci qua, signori e signori, benvenuti, bentornati, ben ritrovati, ben ripresi, ben ripresati e ben ritropresati. Se non avete capito, ve lo ripeto, oppure no. Benvenuti alla 14ª sessione di Trama Space 2.0. Un saluto a tutti gli amici a casa da YouTube e un bacione alla mia tenera e dolce Giulia che sta guardando forse questa puntata, ma probabilmente ha skippato la parte iniziale del riassunto perché lei vede tutte le puntate e quindi non deve vedere il riassunto, quindi questa cosa non la sta vedendo. Detto ciò, c'è il sondaggio su chi schiatterà stasera? Sì, adesso ve lo metto, così me lo fate lì. E, detto tutti ciò, quanti. Direi di passare, qualcuno sopravvive? No, direi di passare quasi direttamente al riassunto. Anzi, facciamo così, prima presentiamo i nostri giocatori, così almeno vediamo chi è, cosa e soprattutto perché. Quindi, partiamo dal nostro, in ordine di quelli che sto vedendo io su Streamlabs, partiamo dal nostro caro Hertz93. Qual è, come si chiama il tuo PG? Qual è la sua classe, qual è la sua razza? E se hai un canale Twitch, cosa fai e quando lo porti? Allora, buonasera a tutti ragazzi, sono Hertz93, sono un variety streamer. La mia classe qui su Numenera, Trama Space 2.0, è un Rumak. La mia classe è un Traslinger e la mia razza è un Rum. Attento, partivi già con un meno senza neanche il resto. Lo so, mi confondo. Mi metti in crisi pure a me, Sei emozionato. Non ti voglio mettere in crisi, mi sono emozionato. Ciao Mer, ciao Giovane, ciao Nocturne Blaze, ciao a tutti. Prego, prego. Sono un variety stream e porto diversi giochi come Soul Walker ultimamente, League of Legends insieme a Rajek e al Franzone. Diciamo, un po' di giochi così. Niente, una presentazione un pochettino figo. Prossimo, prego, signor Radjack 14. Salve ragazzi, buonasera, io sono Giovanni, su Twitch mi trovate come Radjack 14, sono un variety streamer, porto tanti giochi come League of Legends, ultimamente anche GTRP, che appena rimetteremo il server in sesto riprenderà anche insieme a Hertz, Franz e tanti altri. Quindi andate a vedere perché è veramente divertente, anch'io che a me piace vedere il roleplay, loro sono strasimpatici ed è anche un bel server, quindi vedete di farci un salto. Grazie mille. E qui invece sulla sessione del grande Master Wolf Trama Space 2.0 sono John Rowe, un umano che come classe ha il chip, il trama chip del Trama Recon, ovvero una sorta di ladro assassino per chi è più confident con il fantasy. Capito, tutto qui, niente. Potevi inventarti robe ancora più grandi, più lunghe, particolari, no. Vabbè, passiamo al prossimo. Signor Jack Never Was, che molti ti chiamano Jack NV perché qui ti hanno visto come Jack NV, però Never Was era troppo lungo e mi... Non ci stava. Bella, io sono Jack Never Was e su, nella campagna Trama Space Numenera interpreto il personaggio del professor Kudo Ritz, che è un Tramatech Amdir, della razza degli Amdir, e non streamo più, ma streamavo prima. E magari tornerai a farlo, forse, chi lo sa, tornerò a farlo, però nel frattempo mi troverete sempre qua dal nostro Wolfone, il martedì, e forse il venerdì. La coda lunga e chi perde il treno deve prenderne quello dopo. Perde il treno, perde il gatto. Deve prendere il treno dopo. Alcuni, come avete potuto vedere, sono riusciti a riprendere il treno. È difficile, c'è da attendere, però magari invece potrebbe essere la volta subito dopo. Sapete, la magia non ha i limiti. E le detonazioni spontanee. Detonazioni esplosive, spontaneamente esplosive, succedono. Passiamo al prossimo, signor Ercariola. Ciao a tutti, io sono Ercariola. Anche io ho streamato da un po' che non lo faccio e streamo anche io vari giochi. Rocket League, CSGO, Final Fantasy, Kingdom Hearts, dipende un po' quello che c'ho sotto. Final Fantasy? Tutti, io ho tutte le guide. Bravo, allora vieni a vedere anche io quando gioco al 9. Sto al lavoro, però qualche volta magari non ti permettere mai più che lavori. Mai più, non lo dire. Allora, dopo questa... Qui, su Tramaspace, sono... mi chiamo Mapur e sono un Tramares. Tramares ancora diciamo per poco. Perché cambio classe. Sì, esatto. Faccio... Cosa fai? Morto. Cosa fai? Il soprammobile. Il Tramares, diciamo, un po' l'healer, se vogliamo così chiamarlo,
sul support, eccolo, del gruppo. Sì, sì. Razza seria, bravo. Volevo vedere se qualcuno razza sta Serian ascoltando. Parlaci un po' della razza seria. Che hai studiato Serian, per scegliere di Serian. Io ho studiato benissimo il Serian. Al Serian si contraddistingue dal linguaggio, diciamo, che utilizzano proprio il Serian, che è una parlata molto tipo tra il cinese e il tamburellato, frasi corte, concise, molto veloci. E sì, diciamo, tendenzialmente vanno sempre su cose, sembra, tipo il tech, come classi, perché sono molto portati per questo. Vabbè, studia meglio la prossima volta. Sì. Allora, signori, passiamo. Era proprio l'interrogazione questa cosa. Sì. Di solito un master pensa, chissà, magari quello che sceglie di fare con la razza un po' si informa sulla razza. In questo caso no, speriamo la prossima volta che lo faccia. Allora, passiamo al riassunto. Tirate, quello che tira meno parte da solo, prego. Seguite l'ordine roll 20 come al solito. Yes. Io ce l'ho a caso l'ordine roll 20. Vabbè. Ho spostato tutti. Vabbè, Kudo, okay. John, Phoenix, Mapur. Questo è l'ordine. Kudo, John, Phoenix, Mapur. Fatto bene. C'è anche Wolfie Lupo e Wolfie Bruco, ma sono entrambi io, quindi va bene così. Vai Kudo. Vado. Siamo pronti? Tiro? Prego. Vado. Prossimo. 13. Prossimo. Orco! No, non lo so, John. Prossimo. No. Sì, no. Felice, la faccia di uno che non ha preparato il riassunto. La faccia di uno che l'ha preparato un cazzo. Non è solo il riassunto. Dico, non è venuto il suo master di ieri perché non ha fatto il compito. No. Lui è entrato sul disco. Oggi è lunedì, sei pronto per domani. Mi hanno detto oggi che ne devono fare 5 oggetti. No, uno o due. Sto solamente peggiorando. Non hai letto il file delle lezioni? Sì. No, sono sincero. Non l'ho letto il file. Allora, prendi un pezzo di carta e scrivi. Leggi. Prendi altri 14 pezzi di carta e scrivi. Leggi su entrambi. A 4. Scrivi con un bel indelebile e attaccali per tutta la parete della tua camera. Ogni volta che ti giro, leggi. Ah, ok. Evidenziato pure. No, a parte gli scherzi, se vi interessa il corso master, io sto tenendo un corso master a lunedì sera. Per chi vuole ascoltare la mia esperienza di quasi ormai più di 16 anni di esperienza di mastering and play di D&D, non si tratterà solo quello, ma vi darò anche consigli su come usare la vostra voce, su come usare le vostre capacità, sia minime che massime, i talenti acquisiti, i talenti visualizzati, i talenti che avete visto fare da altri, sfruttarli a vostro vantaggio per migliorare la gestione, l'interpretazione, molte altre cose che può fare un master, e utilizzare anche diverse schicchere del mastering out of play. Detto ciò, per chi è interessato, utilizzate il comando corso master. Ieri sera, per esempio, abbiamo fatto un compito durante il corso molto carino, che era di io avrei interpretato un giocatore scelto dai master del corso master, che entrava in un negozio creato da loro, in uno dei quattro negozi che avrei scelto a caso, e avrei cercato di comprare, o comunque sia di non comprare, degli oggetti che loro dovevano vendermi. Questo è tutto per allenare interpretazione, per allenare anche inventività nel creare negozi particolari con oggetti particolari, che fa tutto parte di un ciclo molto utile che, se seguito nel modo più completo possibile, può portarvi ad avere un livello di mastering molto informato sul cosa fare quando non si sa cosa fare, o sul come gestire varie sfaccettature della vita del master. Detto ciò, bla bla bla, prego con riassunto, signor Phoenix. Allora, la sessione numero 13 inizia così, che ci troviamo io, Phoenix, Kudo e John all'interno di questo trasmettitore. Sentiamo bussare davanti alla porta, che presumiamo che sono quelli della Blackberry. Blackberry, che cazzo ho detto? Blackberry? Che cazzo ho detto? La telefonia mobile assume mercenari in questo periodo. Non sapevo. Ho cambiato un po' il standard.
della BB. Presumiamo che sono quelli della BB perché riconosciamo la voce, io e John. Ma veniamo interrotti da... vengono interrotti da un ruggito scimmiesco, dove scaramenta questi, questi due soldati. E cominciamo a sentire dei rumori di scimmia. Lì io e John ci guardiamo e diciamo: ragazzi, è successo qualcosa fuori. E decidiamo di uscire. Mi metto davanti io perché, capendo che era la, pensando che era la scimmietta, me, che all'inizio chiamavamo CJ, ma poi, che poi scopriamo che si chiama Tika. mi metto davanti per vedere se mi riconosceva. Apriamo la porta e troviamo proprio lei. Vediamo fuori tutti i quattro cadaveri dei dinosauri che avevamo, dei piccoli dinosauri che abbiamo ucciso, una striscia di sangue lunga per terra, e lì in mezzo Tika. Tika prende e sale sopra di me, mi indica che era stata lei, però io lì per lì non l'avevo capito, e poi ci indica la strada di seguire, che era una strada, una strada piena di detriti di alberi caduti. E vediamo, notiamo anche una enorme impronta dove io e Kudo all'interno era il triplo, si può dire. Continuiamo a la scimmia ci indica, gli diamo una possibilità, visto che la prima volta non gliel'abbiamo data, e la seguiamo. Scusa se ti interrompo, cosa importante. Essendo quando noi eravamo chiusi ancora nel trasmettitore, che c'erano quelli che noi presumiamo essere della Black Berk per vedere i trivelletroni d'assalto, io ho distrutto la mappa, quindi non abbiamo più la mappa. Vero, perché pensavamo che dovevamo essere catturati. Vero. E infatti io ti dico pure prima, di memorizzarla la mappa. Esatto. In modo tale da riuscire a ritrovare la strada di casa. Cosa infatti, che ti frutta un più, tra l'altro. E infatti lì poi John ci dice: ragazzi, io non sono sicuro se riusciamo a ritrovare la strada, perché io mi ricordo da qui a lì. E che infatti qua il professore Kudo decide, gli viene la brillante idea di segnare gli alberi con una forma circolare a forma di V al centro, in modo tale da ricordarci il percorso al ritorno. Proseguendo questa strada, un po' a zig zag dove c'è un dislivello, arriviamo, vediamo aumentare il numero di scimmie bianche Serian. E infatti io gli faccio... Si chiamano... Aspetta, non mi ricordo. L'ho annotato. Io ce l'ho. Si chiamano. Se non lo trovi, lo dico io. Scimaria. Sì. Si chiamano. E vediamo che questo gran numero aumentano. Nel mentre che camminiamo, cominciamo a sentire una voce che ci dice: chi siete? Cosa volete? Un colpo è a destra, un colpo è a sinistra, non riusciamo a capire bene dov'è, fino a quando non si getta davanti a noi. E vediamo questo umano, molto muscoloso, con i modi rudi, un po' alla Tarzan, che ci comincia a parlare, ci dice che il suo nome è Kennazu, che è stato ma diciamo, ha dei vestiti particolari, come sì, ha dei vestiti particolari, diciamo, dei vecchi stracci. Sicuro? No. Possono aiutare. Non lo ricordo. Non lo ricordo. Indossa foglie, rami e bastoni ad imitare gli abiti che indossava. Esatto. Questo è un dettaglio che molti ignorano, ma io consiglio, soprattutto quelli che fanno i master, di non ignorare i dettagli. Tu, Jack, per te era facile ricordartelo perché utilizzava anche dei rami. Quindi per forza più semplice così, non sapevo come metterlo. Naturale, è un meccanismo naturale. Fatto apposta. Vestiva così. Ci dice: chi siete? Io gli rispondo: io sono Phoenix. Gli diciamo i nostri nomi, che io sono Phoenix, che è il professore Kudo e John. Gli dice: voi fortunati, Tika amica, indicando a me che il Rumak. E gli faccio: sì, cosa avete fatto per averla fatta amica?
Io gli rispondo, gli ho dato del cibo. E Nazo gli fa, allora tu dammi il cibo a me. E io gli faccio, non ne ho cibo. E lì, professore Kudo, Nazo, se io sono amico, se ti do io cibo a te, tu essere, diventi amico nostro. E Nazo gli risponde, no, tu abbassa le armi e siamo già amici. Infatti lì poi decidiamo di prendere e abbassare tutte le armi. Parliamo un po', che ci spiega Nazo che Tika, era stata Tika a salvarci e che si era trasformata in un... In un pezzo di me. Volendo io lo so. Se mi aiuti è che non lo trovo. Allora, ci dice quello che lui chiama essere questa trasformazione di Tika che diventa grande, Gugarenda. La chiama Gugarenda. Che è una enorme... Lui chiama Gugarenda. Sì. E noi riconosciamo Tika dalla sua cicatrice azzurrognola dietro il collo, che la differenziava da tutte le altre. Nazo ci spiega che Tika è una delle poche che riesce a fare questa trasformazione. Ci spiega anche che è la più forte e che lui era il capo lì. Ci richiede anche un po' di cibo gli chiediamo anche qual era il punto debole del dinosauro. Ottimo. Ci rivela che era la granata tirata in bocca, dove qualsiasi nemica aveva il suo punto debole, era la testa. E ci dice che c'erano questi due Serian che erano stati tramortiti da Tika, perché erano stati attaccati anche loro, Tika involontariamente li aveva sbalzati. E veniamo a scoprire che questi, dopo un po' di dialogo, Nazo manda Tika e gli altri a portare questi due Serian da noi, e scopriamo che era Mappur e Maripe, se non mi sbaglio il nome, che erano due fratelli, tra cui lo sfortunato Maripe ci lascia le penne. Mappur, diciamo, stordito lì per lì perché ancora non aveva preso bene i sensi, gli decidiamo di dargli un medigel per farlo ravvivare, e si riprende di non conoscenza, ci chiede più di una volta dove siamo, dove sono, dove siamo, chi, che è successo, vede il corpo in aria di suo fratello e, diciamo, si cala in una tristezza assoluta. Nazo dopo ci parla un pochettino della madre e del padre, che il padre si chiamava Anthony. La madre non me lo ricordo, sono sincero. Jacqueline Fencer. Jacqueline Fencer. Sì, l'avevo pure scritto. E ci porta nella tomba di sua madre, dove lì decidiamo di seppellire il fratello di Mappu, gli facciamo una degna sepoltura. Il professore Kudo gli fa anche il simbolo Serian tombale, che non... l'ha zizzato con un pochettino di ramoscelli, e notiamo che in questa enorme cupola fatta coperta da alberi c'erano delle scritte un po' miste tra... Che cupola era proprio un sasso incastrato a terreno che sembrava fare quasi da copertura. Come se fosse un sasso dritto che coprisse una parte, però il resto è tutto aperto, ovviamente. Sopra, il tetto di rami della zona dove siete si incrocia tra di loro, tra liane, rami e foglie, a creare una specie di grosso tetto che genera come una grotta nella giungla, praticamente, nella foresta. Sì. Vediamo che è pieno di queste inserzi, chiamiamoli così, tra formule matematiche, lettere, queste qua, dove... Posso chiederti cosa che c'era lì? Non ho capito. Ho sbagliato il termine, lo so. Espressioni. Difficile. Le espressioni. Espressioni, linee, diciamo, stringhe piene di numeri e lettere che si incrociavano. Avevo capito tutt'altra cosa. Insersi... Intendi di Game of Thrones? È Cersei di Game of Thrones, esatto. Inserti Lannister. Appesa lì così. Inserti, ma quelli servono più per il moratorio. Esatto. C'erano i Fisher, pieno di Fisher così. Vabbè, ok, dopo questa minchiata l'ho sparata. Dove il vecchio amico dice sempre di leggere. Dove era arrivato? Ah, vediamo queste formule. Il professore Kudo cerca di decifrarle.
Ma non ci riesce. Nel frattempo vediamo che siamo pure un po' affamati e decidiamo di accamparci lì. E professore Kudo insieme a Mappu decido di accendere un fuoco. Dove il sfortunato professore, nel modo di accenderlo, sfrega in una specie di cristallo dove esplode una luce blu che lo rende cieco. Nel frattempo io e John eravamo distaccati, ci eravamo distaccati proprio per parlare un pochettino, per vedere se poterci fidare di Mappur oppure no, visto che diceva che veniva da una base e aveva anche troppe informazioni riguardanti Bill. Ritorniamo e troviamo che il professore era che indicava a destra, parlava con Mappur e Mappur dall'altra parte. E vediamo, cioè, chiediamo che è successo. È successo, non ce lo riesce a spiegare. Vediamo, cerchiamo di capire che cosa era stato all'interno del fuoco, ma non riusciamo a trovare niente. E dopo un po' decidiamo di fare dei turni per riposarci, per vedere pure se il professore con un po' di riposo poteva riprendere, ritrovare la vista. Ma nel frattempo, nel sogno, il professore riesce a capire come funziona, come erano composte queste formule, e si sveglia e all'improvviso dicendo i cristalli, e qui finisce. Vorrei aggiungere una cosa da parte del sogno, e nel sogno praticamente quello che vede all'inizio si riesce a capire come leggere la formula, però sente tipo una presenza dietro di lui, si gira e scompare, e poco dopo camminando si ritrova praticamente dietro questa figura dentro una grotta con dei cristalli che stanno galleggiando. La figura si gira e c'è proprio la faccia del professor Kudo, sebbene abbia sia un'altra voce che un altro accento. E lì dice proprio i cristalli, se no se li prendete esploderà tutto, la foresta cadrà. E lì il professore si sveglia. Si sveglia, vero, vero. Penso che è finita così la storia. Sì. Sì, il professore appunto si sveglia gridando i cristalli. Cristalli. Ma pur dormiva ancora, c'eravamo solo io e Phoenix girati. Bei sogni, beato mica tanto, però. Ma non ti sento, Wolf? Pensavo che stessi a fare super cazzo. Ho detto. Sì, praticamente siete ancora lì, cioè vi agitate un po' tutti perché il professor Kudo si sveglia un po' di fretta e non capite cosa sta dicendo, quindi prego professore, si calmi. Sia calmo professore. Ha avuto un incubo, si fermi. Non era un incubo. Come non era un incubo? Era troppo vivido e mi ha spiegato come capire le espressioni. Ti ha spiegato? Chi ti ha spiegato? Professore, un attimo, John. Non lo so. Professore, si calmi, ci spieghi. Sì. Che sì. Cosa ha sognato? Oh, è stato... Intanto mi giro, Mapu sta ancora dormendo mentre ne parliamo. Confuso, è stato confuso e... Passate la voce, Mapu dorme ancora. Ricordo che mi... la mente mi duole... E ricordo è confuso, ma ricordo di aver compreso come leggere le espressioni, e mi è stato detto che i cristalli stanno per distruggersi. Cristalli? Per che cristalli? Cristalli. I cristalli di energia, professore. Ne andava della vita, ne andava della nostra sicurezza. Aspetta, non saranno i stessi cristalli di cui ci parlava Nazu che doveva proteggere, che erano lì io a proteggere? Io questo pensavo, no? John. Aspetti, professore, un attimo. Cioè, lei mi sta dicendo che mentre dormiva ha visto i cristalli? Non ho visto i cristalli, sono stato raggiunto da una visione, da una serie di informazioni come fossero state catapultate nella mia mente da qualcosa, e questo qualcosa mi ha avvertito del pericolo dei cristalli, che deve essere fermato il decadimento di questi cristalli, e mi è stato detto che queste espressioni, o meglio mi è stato mostrato come leggerle, ma
la mia vista non è tornata, io non posso leggere queste espressioni, ma so come farlo e questo mi distrugge. Ah. Dobbiamo non saprei come aiutarla, professore, quello è il fatto, cioè lei sa come leggere ma non può leggere, cacchio. Non posso leggere, no, John, e non posso contare sulla tua capacità di leggermi queste... queste espressioni, poiché sono complesse e richiedono una conoscenza. Sembra tutto confusionario, sembra tutto messo a caso. Non saprei come. Non è una forma lineare di conoscenza che mi è stata trasmessa. È come una nube che vortica nella mia mente e mi spiega cose. Ma ora sono stanco, ho bisogno di riposare. La prima cosa da fare è fargli preparare le forze. Domani, alle prime luci dell'alba, se vi sarà luce sotto questo tetto e la mia vista sarà tornata, proveremo a decifrare queste equazioni, forse ci darà la risposta. Ma ora devo riposare. Provi a riposare, tanto già siamo io e Felix in guardia. Riposi, professore, riposi. E Master, vorrei usare il riposo adesso. Fenix. Sì? Tirami su prontezza. Allora, prontezza. Otto. Otto. Fammi controllare una cosa. Allora, due laser vengono sparati e sono molto vicino a voi. C'è qualcuno dall'altra parte, tiratemi iniziativa. Ti colpisce alla sinistra, dall'altra parte di dove siete voi, ti colpisce alla spalla sinistra e subisci 5 danni. Ragazzi! Tu ti alzi, dall'altra parte vedi due tizi in armatura nera che stanno puntando e venendo verso di noi. Voi. scavano pure sullo scudo, giusto, Master? Yeah. Ok. Tiriamo prontezza, allora? Sì, adesso vi faccio vedere anche dove sono questi due... Iniziativa, tirate tutti, seguite Roll20 e poi il signor John mi darà le iniziative. Va benissimo. Domanda al Master, sì. Ma pur sentendo questi spari che mi venite vicino, si riesce a svegliarsi? Si è svegliato proprio in quel momento, guarda dietro e si accorge che ci sono quei due tizi in armatura e spero che interpreti bene. Posso? Vai, prof. Master, scusami, una cosa sola. Noi la scorsa volta avevamo sbloccato col doppio sblocco, avevamo sbloccato l'arma specializzata, sì. Che però non mi ha più inserito nella scheda sotto. Arma specializzata col doppio sblocco? Sì, col doppio sblocco perché era l'ultima cosa che dovevo sbloccare e quando fai livello ti dà, riprendi, quindi avevo il doppio sblocco. Cioè il doppio... Ah, inseriscitela pure. Sì, vai pure. Non so come fare, sai che c'ho... Vabbè, provo a usare l'intelletto. Magari... Farò la vecchia maniera, copia e incolla. Non è male come... è proprio quella stessa identica cosa che ho ricordato io. Incolla solo valore. Ha funzionato. Hai visto? È stabilito. Fatto la stessa identica. Anche tu sei un mezzo programmatore adesso. Strepitoso. Adesso anch'io sono mezzo programmatore. Diciamo, incolla speciale, incolla solo valori. Incolla addestrato. No, mi ha spanato tutto della scheda, va bene. Oh, grazie. Tranquillo, io ho già l'intelletto strapotenziato, vai. Eccoci, più due. Manca il costo. Costo 200 ogni volta. Che cazzo? Ogni volta che penso a quell'abilità lì... Che all'interno dove c'è famiglia di armi scrivi in tutto maiuscolo la famiglia di armi scelta. Sì, che sono le fucili d'assalto che avevamo scelto. Esatto. L'altra volta. Fucili
D'assalto. D'assalto. Aspetta, scrivilo pure. Ah, pensavo che avevi fatto tutto maiuscolo come ti avevo chiesto, no? Mi hai detto tutto maiuscolo? Sì. Faccio tutto maiuscolo. Aspetta, ma ci penso io. Ah, ok. Però, sì. Allora, ok, ho scritto solo fucili adesso. Vabbè, sì, anche d'assalto. Allora, tirate le iniziative, sì. Intanto. Sì, è il primo, è proprio Kudo. Ah, ok, tiriamo noi? Vabbè, vado io. Mentre Kudo... Allora, ah, tira tu. Hai fatto, vai Kudo. Vado. 7. Sì, ok. Ok. Phoenix, vai tu. 10. 9. Allora abbiamo John 18. Poi abbiamo Phoenix 10. Poi abbiamo Mapur 9 e Kudo 7. Mi sembra aver visto arrivare solo un colpo da uno dei due. No, due, uno. Riesco a tirare fuori la mitraglietta mentre mi sveglio che vedo loro e tutto. Iniziativa. Non so come prenderla questa. Secondo me ti servirà la partita di mano poi. Sì, riuscite a vederli un po' a fatica perché la luce verdognola che avete intorno e il fuoco che vi illumina fa un po' di... mi dà un po' fastidio, infatti si mimetizzano bene con le armature nere in questo verde scuro. Infatti è che io non li vedo proprio. Ah, eccoli. Madonna se si mimetizzano. Ma dove? Qua. Ma dove cazzo? Eccoli, porca droga. Raga, zoomate. Io ho dovuto zoomare. Non si vedeva. Che scemi. Attaccare quando è meglio per loro, dico... strategia. I metri sono reali, master. I metri sono reali, sì. Allora, quindi mi dica l'iniziativa, signor John. Ah, sì, tutti allora John 18. Ok. Poi abbiamo Phoenix con 10. Ok. Mapur con 9. Sì. Kudo 7. Ok, John, prego. Sì, allora... Consideri che dietro in questa zona è tutto fitto di alberi. Cioè, questa è proprio alberi fittissimi, non ci riesci neanche a passare, sì, fino a qua. Questa anche qua è tutta zona, veramente... Quando vedi il confine cominciano a apparire gli alberi, anche okay, tipo questi te li sottolineo meglio, guarda. Te ne metto proprio uno attaccato all'altro. Questo confine è praticamente... impenetrabile. Impenetrabile, okay, esatto. Ok, ok. Allora, ma la pistola fa poco. Vediamo un po'. Lo stanno, non li vedo più. Ah, qua sotto. Sì, non ci arrivo mai nella vita con la pistola. Allora, ok, mi sposto dietro la roccia qui, in modo che è alta, abbiamo detto, la roccia perché ci copriva, giusto? Mm-hmm. Quindi in teoria loro non hanno visione. Esatto. E mi tiro subito trama stealth. Ok, ottima scelta. La roccia sarà alta all'incirca... quasi 4 metri, fai che è una specie di tondo di sassone tagliato letteralmente come se fosse spaccato, sì, dalla vostra parte, con tutte queste incisioni, scritte, cose che si mischiano tra di loro. Devo rinfoderare la pistola per tirare trauma stealth, giusto? Perché era con due mani, dovevo fare... Sì, cioè ti servono due mani per attivarlo. Per attivarlo. La pistola in mano dovresti buttarla a terra. Ok, o... devo fare un tiro per rinfoderare e fare la prova, quindi? Dovresti buttarla un attimo a terra... Tu ce l'hai rapidità di mano con quell'arma, sì, se erro. Vabbè, sì, 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 sono proprio, cioè, famiglia di armi. Tira con rapidità, eccetera, eccetera. Quindi mi viene estrazione 5
più il Ah, ti bonus sei super. mosso e vuoi tirare trauma stealth. Sì, possibile farlo con il Vabbè, tiro. sì. Allora, quindi sono 5, 3 sono 8, più rapidità di mano specializzato, più 2 con 10. Ok, ne terrò 20 più 10. Quanto ti dura il trauma stealth? Ho Buono. fatto 28 totale. Trauma Porca vecchia. stealth finché non vado a colpire. Prende l'armatura riflessa che hai dietro per no, per un turno, ogni 5 prontezza, fino a che non viene a contatto con un oggetto colpevole. Quindi 1 ogni 5 prontezza per i turni, però se mi vengo colpito mi si interrompe prima, quindi. Quanto hai quindi turni? Ok. 3. Perché per un turno ogni 5 prontezza, il bonus prontezza ogni 5, 3 di bonus. Oh Quindi yeah. per 3 turni ho questa qua, a meno che non vengo colpito prima. Ok, riesco a rinfoderare pistola e fare trauma stealth? Rinfoderi, spari trauma stealth e finisce il tuo Sì, turno. Phoenix. mi scalo le cose nel frattempo. Allora, io Allora. vedendo John che si è andato a riparare lì, vorrei prendere il professore Kudo, essendo che al momento non ci vede, e portarlo in quella direzione per coprirlo. Sì, diciamo che agisci, cioè ruola se puoi. Ti do una frase rapida. Professore, venga! Lo afferro e lo porto con me. Tu hai sentito il colpo, Kudo, e hai sentito anche dalla direzione, però non capisci, senti solo Phoenix che ti prende e ti mette con la schiena contro il sasso. Ti do un'altra frase e finisce la tua azione. Roba rapida. Mappu, vieni! Vado. Ed è il turno loro. Vediamo questi bastardi addestrati cosa mi fa combinano. Quelli non si vedono nemmeno. Allora, Scusatemi. tiro per Schivare. schivare. Metto buon sprontezza. No, schivare. Schivare, aspetta. Non ce l'hai schivare. Schivare, no. Ce l'ho basso. Aspetta. Vita. Buono schivare, pigliatelo, raga. No. Quindi buona sfortezza e basta. Sopravvivenza, non penso. Ok, vado. No, avevo visto un 20. Pure io, ma 4. Senti, vedi da lontano? Riesci a intravedere forse un fucile, qualcuno, il tizio lì, tutto in armatura nera, con in mano un fucile importante. Prendo. E ti prendi, te lo dico subito. Nove danni. Sta vero che non lo vedo più. Ne vedo uno, non vedo l'altro. Ah, ok, l'ho visto. Ok. Barriera, scudo e corazza, Ma devo tenere zoomato per forza, altrimenti non li vedo mai nella vita. prendi 9 e gli scali. Parti dalla Che ho barriera, fatto? Ho dato barriera, e scudo, la barriera corazza. si consuma. Lo Sì. scudo si consuma, la corazza Sì. resta intatta e il Sì. resto passa. Ok, Ok, fatto. Ah, vedo. prossimo turno. Mapur. Io vedo loro che mi sparano. Phoenix mi ha chiamato, prendo, cerco di raggiungerli. Posso, devo tirare qualcosa, posso muovermi normale. Sì, puoi muoverti. Mi concedi una frase? Certo. Sono Sono sicuro che loro! faccio. Turno di Kudo. Allora, io sono spalle al muro con il Phoenix ancora che mi tiene, giusto? Cioè, ti ha O spostato fino a lì. mi ha deposto lì così Sì, sei lì. e estraggo il fucile. Ok. Estraggo il fucile. Ma ovviamente mi rendo conto di non poterlo utilizzare, cioè Tirami di su essere. estrazione per vedere se non ti cade.
Sì, ho l'arma specializzata, cioè ho l'arma specializzata con più 5. E ho... Io sono i tuoi malus, quindi non ti preoccupare. Ottimo. 5 bonus prontezza più rapidità di mano se ce l'hai. Non ce l'ho rapidità di mano, quindi solo il bonus prontezza. Sì, che e sì, bonus prontezza e il 5, per cui è 21. 21. Sì, un po' strano, riesci a tirarlo fuori, esatto. Cioè, l'istinto e i ricordi di dove sono, l'abitudine ti fanno tirare fuori il fucile. Con qualche problemino, però, riesci a imbracciarlo. E mi incasso nell'angolo più basso della roccia, cioè okay, con la schiena contro la roccia, e punto verso l'esterno. Cioè, proprio sono a terra verso l'esterno. Okay. E mi concedi una frase? Rapide. Quante parole? 3, se riesci. Quando arrivano, ditemelo! Perfetto. John. Ok, questo è il mio primo turno di Dramastel. Ok, allora. Mi muovo qui. Sì. E vorrei... Vediamo, ci arriva. Sì, ci arriva. Vorrei sparare a questo qui. Ok. Però logicamente prima devo fare la prova per estrarre la pistola, perché l'avevo... Prova a leggermi ancora Trauma Stealth. Sì. Rende l'armatura, la tua armatura un riflesso di quella che hai dietro per un turno, ogni 5 prontezza, fino a che non viene a contatto con oggetti o colpi vari. Ok, fino a che tu non viene a contatto, perfetto. Sì, sì, sì. È forte, è forte. E appunto vorrei provare a sparare a lui, però dovrei fare prima la prova di estrazione. Posso la prova di estrazione, prego pure. Ok, è più 10 tutti i bonus, rapidità di mano, estrazione e tutte cose. Ho visto l'1, 23 totale comunque. Riesci a estrarre, anche io ho visto quell'1 lì pericolosissimo. e vorrei sparargli usando addirittura il surriscaldamento, quindi mettendo i danni in più, per con la pistola a berg. Ok, allora, il TPC della pistola è 3 più 2, 5. Ultimo 5 qui. 14. 14 totale? Purtroppo sì, è basso il tiro. Tu gli spari, vedi il colpo e pian piano il colpo illumina anche la scia, lo vedi proprio che si avvicina ma non lo colpisci. Ok. Quindi... Merda! Mi scalo la clip. Ok. Allora, turno di Phoenix. Allora, io estraggo la pistola. Mm-hmm. Estraggo solamente la pistola, se mi concedi delle parole. Come? Estraggo solamente? Cioè, estrai solo se io te le concedo? No, esatto. Estraggo la pistola, se mi concedi delle parole da dire. Che okay, ridetto così... riconfonderebbe, ma hai usato altri toni, quindi adesso capisco. sì, aspetta, se no, non dici le parole non le estrai? A sto punto te lo chiedo. No, okay, estraggo. Estrai la pistola prima estraggo e la poi ti concedo le parole. Professore, evochi la torretta. Vai prima. Estraggo la pistola. Tira per devi tirare. Ma pensavo che senza fare movimento e cosa la estraevo. Pensavo che poi volevi fare azioni e cose. No, dillo prima. Non voglio fare né azioni né movimento. Allora io pensavo che adesso volevi fare un movimento o magari un'azione. No, mi sono espresso a male come al solito. Okay. Esatto, vabbè, tranquillo, tanto si migliora, magari alla 30, 40 sessione, che ne sai. Può essere, ragazzi. Sì, sì, riesci a questo. Guarda bene. Cioè, no, però si vedono. Sono neri, difficile. Tranquilli, avete anche dei malus che voi non sapete, non è un problema. Per colpire, vediamo bene. Phoenix è il primo malus che abbiamo. Phoenix è importante. Allora, ed è il turno dei simpatici amici di Gigi Voracchia.
Allora. Rajek. Sì. Tiro per schivare. So che hai la trama stealth. Ok. Allora, schivare sono esperto più 3. Tu vedi davanti a te che c'è, che quel tizio lì sembra estrarre qualcosa e lanciarla nella tua zona. No, bastardo, logicamente non mi vede, colpisce ad aria, merda. Non credi che sono stupidi questi. Ok, allora, schivare esperto più 3, più prontezza, vai. Madonna, 9. Dai, però. Devo cambiare colore, eh. Ho fatto 20 all'inizio e basta. Quanto okay. Prendo? Allora, subisci 5 danni di una botta che ti esplode lì vicino. Mm-hmm. E scalo su tutto? E ti puoi muovere di quanto tu? Io ho 9 metri. 9 metri. Adesso ti puoi muovere di 7 metri. Vedi che con l'esplosione sembra lasciare andare una sorta di brina criogena che ti ricopre. E senti proprio come il tuo corpo... fino a quando te lo dico io. Ok, scala su tutto i danni o sono diretti? Un attimo solo. No, scali. Ok, allora, abbiamo detto 6 danni, giusto? Sono 5 danni. Ah, 5, quindi 2, 1, sono 3. E immagino che ti spegne anche la... Eh sì, è perché la trama stealth mi ha colpito, quindi... Questo, attenzione che dai fight potresti imparare anche voi come fightare. Ammesso non concesso che giocate a Ro, quindi chi di voi gioca a Ro, magari forte di quell'esperienza, potrebbe... Allora, tocca a me, no, tocca a quelli della Berk, non tocca a te. Non scusa, non ho capito. Mi è finito il trauma. Ma dove va quello? Se la fa di corsa. Speriamo. Lui vedete che si se vedete qualcosa che si sposta in quell'erba lì. Quell'erba lì davanti, vi sembra uno di loro. E adesso vi vede, vi sta puntando un fucile. Ed è il turno di Mapur. Siamo pure illuminati dal fuoco, quindi ci vedono. Spostatevi da là, mannaggia. Allora, la prima cosa che faccio è mi sposto qui. Qui dietro. Perché non stai davvero giocando a Ro, eh? Cioè, non devi fare come... Lo so. Che ti si nascondi dietro le colonne. Le colonne. Ma posso curarmi con Tremacura da solo? Possibile? Sì, certo. Mi lancio una tramacura da solo. Ok. Scalo. Ok. Sempre a due mani si tira la cura. Sì, non è stato prima apposta. No? Sì. Diciamo, tutte le capacità speciali, a parte quelle che sono infusioni nei colpi o cose che trasformano le armi in cose potenziate, bla bla bla, sono sempre due mani. Perché come immaginatevi, come se da il vostro corpo riusciste a come estrarre tutti dei filetti che incrociate, come dei tastini che escono, che prendete, create quelle magie che poi lanciate. Ok, una domanda allora mi sorge, funziona come per il mago sull'LLDM, che uno potrebbe apprendere quella magia allenandosi con una sola mano, poi... Sì, ci sono alcune magie che puoi apprendere addirittura con una mano, ci sono altri tipi di magie che puoi praticamente imparare anche con delle capacità speciali, senza movimento. Questa è la... si chiama la... come cazzo... la metatramagia. Ma segno, mi recupero dove i tramancer possono arrivare prima, gli altri la dovrebbero acquisire comprando, imparando e studiando. I tramancer invece ci arrivano più facilmente. Sembra che il chip del tramancer si leghi più facilmente alla metatramagia. Come se uno preparasse quindi la magia prima e quindi poi non ha bisogno di fare movimenti né nulla. Quindi. Sì, esattamente, una cosa del genere. Io mi recupero un arrango più uno ogni 5 int. Sì. I punti feriti. Ok. E
e non penso di poter fare più nulla. Movimentazione. Kudo. Allora, io evoco la mia torretta. Dove? Di fronte a noi. Sta per succedere. Mm-hmm. Devi tirarmi un dado percentuale. Dado percentuale. La cecità è una brutta bestia. Dentro il fuoco la butta. Speriamo di no. Speriamo di no. Tiro il dado percentuale col bonus Orast più 1000. No. Vai, tiro dado percentuale. 99. Va dove vuoi che vada. Perfetto. Questo 99 non lo rivedrò mai più. Mai più. Però sei bruciato l'epica su... E mi dai la torretta per favore, così posso metterla dove... Certo, certo. Allora, torretta. 99, madonna. 99 gatti. Da oggi in poi sempre occhi chiusi a torretta lancio. Esatto. Ricordatelo, fondamentale. Ah, io la butto, raga, spostatevi, cazzo. Larghi. Exaro. Allora, dove cazzo sono quelli lume nera torrettella? E va. No, è il drone quello lì. Ma questo è il drone, è vero? Io non come lo guardo. No? In faccia. Eccola. Dimmi dove la vuoi. Adreda. No, sì, no, veramente vorrei metterla. Aspetta che ti do la cosa. Spostala pure tu. Sì, ok. La sposto, la metto qua. Qua. Questa non è una roccia, vero? Non è un gerrone enorme. No, non è una roccia bassa, sarà alta 10 cm e larga, ma okay. È alta. Ok. Allora metto qua di fronte a noi e le do come indicazione, sì, di sparare a chi spara Fenix. Cioè, Fenix, il bersaglio scelto da Fenix è il bersaglio della torretta. Ok, quindi tu sulla tua torretta hai impostato quel tipo di programma potenziato che gli permette di fare questa cosa? No, devo lasciare Fenix. No. Prova a leggere bene la torretta. Cosa dice la torretta? Non ha questa impostazione, no. Allora le dico, spara a quello lì. Quello lì, questa è... Sicuro? No, non spara a Fenix. Mm-hmm. Spara... La torretta non è un essere senziente. La torretta esegue l'ordine che c'è scritto sulla torretta. Che cosa c'è scritto sulla torretta? La torretta automatica. Stabile. Non c'è scritto nessun ordine, quindi sostanzialmente tu scegli, è come se tu avessi un mirino laser sulla tua armatura che quando punti è come gli airstrike, tu punti su quello. Ok. Tu praticamente non sai dove cazzo devi il problema è che non so dove cazzo è quello lì. Allora, posso impostarla su rispondi al fuoco? Ce l'hai scritto sulla torretta? Ma porca di quella. Io te lo chiedo, magari okay. L'hai fatto, magari mi hai detto, Wolf, potrei potenziare la mia torretta nel modo... Potenzierò la torretta. Modalità... questo anche per evitare le prossime 6 volte in cui diventerò cieco. Sette. Perché non mi sono detto... Perché ormai questa qua è un'impostazione base di Kudo. Kudo ogni 3 giorni perde la vista. Ok. E niente. E mi tolgo... Allora si spaventa. Il turno, dai, di speriamo. John. Turno mio. Allora, sì. Quindi adesso posso muovermi per 7 metri perché... Esatto. Per la bomba criogena di prima. Non sono più in stealth. Esatto. Mannaggia la peppetta. Allora, diciamo... Ok. Ok, allora, giusto, io non posso sparare perché sul riscaldamento, furbo John, bravo. Compre due. Vorrei prendere un'altra pistola. Allora, a questo punto,
Vorrei spostarmi di nuovo dietro la roccia e vorrei poi estrarre il pugnale. Ok. Perché c'ho solo la pistola fuori. Ok. Ok, mi muovo perché tanto 7 metri là ci arrivo con un po' di fatica qui. E tiro fuori il pugnale. Devo fare sempre prova di estrazione? Hai fatto azioni in questa cosa? No, movimento estraggo pugnale. No, estrai. Ok, mi scalo la clip del pugnale. Cioè lo estrai e poi lo accendi. Quando lo accendi si consuma una... Una clip. Allora, io avrei una domanda, Master. Anche due. Allora, io le volevo chiedere se potevo fare spegnere il fuoco... E ritardare l'azione fino a avere un'azione simultanea con Kudo. Penso che spegnere il fuoco sia un'azione, no? Dovresti dirmi che cosa vorresti fare con Kudo. Vorrei dare indicazioni, vorrei indicargli dove sono i bersagli. È là. No, dritto davanti a te. Già, mi metto con... Me lo prendo a braccetto. Guarda. Lui, questo! Questo qua, lui! Questo. E il tizio, ma sono qua? Anzi, ma no, scusami. Se lui si sono qua. Vabbè, vediamo che cazzo combini. Intanto spegni il fuoco, poi sono curioso di vedere che ti inventi, vai. Bill, cos'è quella luce? Mi ha dato la stessa cosa, la stessa. Poi arriva pure Bill incazzato. Gian Michele Franzaschino, spostati sul fuoco se vuoi spegnerlo e fammi un tiro su tiro per colpire per spegnerlo coi piedi. Colpisci il fuoco. Ok. Vigore devo mettere o prontezza come bonus? Un tiro per colpire corpo a corpo. Ok. Non è a distanza, a meno che non vuoi sparargli, non so. Affreddare il fuoco così. Freddare il fuoco. Affreddarlo, divertente. Sai. Quando vorresti il fumble, quando vorresti vedere un bel fumble, cavolo. Beh, in un modo o nell'altro riesci a spegnerlo, subisci due danni perché il fuoco sembra un po' bruciacchiarti la zona che cerchi di... Il caldo! Spegnere. Il fuoco brucia! Il fuoco brucia. Il gatto scopre il fuoco. No. L'armatura, che comunque ti protegge, è rovinata. Quindi sembra che quella specie di comunque calore che mette il fuoco ti bruciacchia in un paio di punti... Dove si congiungono le ginocchia, quelle cose lì, sembra proprio di scottarti. Sembra che quel fuoco non è normale come gli altri, sembra qualcosa di più. Anzi, quando tu lo spegni, emette anche un leggero colore azzurrognolo. Belle le facce di tutti. Avete presente la scena? Sì, il meme è quello di tutti i calcoli. Esatto, dovete fare questo meme qua. Cosa sta scrivendo? Esatto. Come ti permetti di scrivere a chi e perché durante la mia sessione? Appunti. Bravo. Appunti. Sì, sto scrivendo. Smetti di scrivere porcate auguri a donne slave in chat. Auguri Stefano. Allora, ok. Tocca, no? Ok. Tiro per schiupare, Phoenix. Allora, tiro per schivare. Andiamo. Dopo sta dannato. 24. Vedi un bel colpo, ma tu in qualche modo riesci a ascoltarti. Forse proprio mentre stai spegnendo il fuoco, facendo uno spostamento perché ti scotti, riesci a schivare anche questo. Involontariamente, quindi sotto chiaramente involontariamente. Mamma, stai chiamando tua madre perché cerchi quello della Black Bear che cerca di incularti.
Tiro per schivare per Mapur. Chiama la mamma, pure tu funziona, attaccano dall'altro. Faccio. E subisci. Devo andare a vedere sempre le loro armi che non me le sono segnate precise. 7 danni. Minchia. Madonna. È un'armatura particolare, vedete voi, questa armatura sembra di una tecnologia aumentata. L'elmo sembra essere quello di un di contenere il cranio di un seria, però le armature sono diverse, sembrano più belle, anche un po' più grosse delle vostre, un po' più nuove. Sembra proprio come se fossero delle versioni di armature più potenti. E in, però in, sta impugnando a quanto pare una pistola Draumar. Ah, faccio. 7 danni, ti ho detto, giusto? Sì. Ok. Una Draumar. Alla faccio Draumar. Allora, Mapur. Ti sparo. Sparagli. Ti spari? Ma non posso sopportare tutto questo. Allora. Non spari. Precisione meno uno. Quindi lo levo. Meno uno. Minchia. No, sono coglione. No, è giusto. Togliti la clip, non lo colpisci. Il prossimo turno è di Kudo. E qui non doveva intervenire il turno di Hertz? L'azione di Hertz? Che voglio fare in contemporanea con te? Sì. Bah, si potrebbe fare, ma tirami un percentuale. Io? No, Hertz. Phoenix, che non è Hertz, adesso è Phoenix. Ok. Non digli Hertz, no, credi di essere Hertz o Pietro. Adesso è solo Phoenix. Phoenix. Buono. 78. Riesci comunque sia a metterti accanto a lui e cominciare a fare qualcosa che... Se vuoi fare, devi praticamente impedire a Kudo di fare qualcos'altro. Quindi Kudo non fai l'azione perché la fa Hertz per te, aiutandoti. Ok. Io sono così a terra col fucile. Mi stai puntando. Senti lui che ti arriva vicino e dice: E cosa fa? E cosa fa? Sembra caso lì e prima di toccarti, spero. Dice qualcosa. Mi mette una mano sensualmente sull'orecchio. Allora, non te l'ho mai detto che mi piacciono gli Andir. Quindi io sono vicino al professore in questo momento. Appiccicato al professore, sì. Come se volessi puntargli l'arma. Esatto. Allora, anzi, preferisco mettermi da questo lato. Bongo style, sai che gli anni. Hai presente la scena di Ghost? Di Ghost quando fanno il vaso? Così solo che c'è Phoenix col mio fucile. Un cieco non vede bene, quindi non può fare quelle cose che hai detto. Il vaso tutto storto. Tutto storto. E mo. Quanto ha detto che è alta la pietra, Master? 10 centimetri. 10 centimetri, questa di qua. Ah no, quella 4 metri è alta e vi ricopre un po'. Okay. E questa è 10 metri, è comunque... 10 centimetri. No, quella è la lapide che sarà circa un poco meno di 90 centimetri. Ok. Una sorta di lapide. Morto io, mortissimo. Quella di 10 centimetri, io intendevo questa. Qual... Sì. Ah, ok. Una pietra bassa. Un minuto, non mi viene niente. Vorrei castare Trama Gloria. Prego, leggicela. Allora, da un più uno al tiro per colpire al danno ogni due ranghi agli alleati in un'area di 4 metri più un metro al 3. Prego. Quindi mi scalo tutto. Quindi questo 4
4. Cavolo, è successo. Ok. E 2. In un'area di 4 metri, quindi sono rango 4. Sei matto? Quindi... Cos'era? Che nemmeno ho modificato l'altra volta, come un idiota. Quindi rango 4, da un più uno TBC più due dei ranghi, quindi quanto durava? È stato modificato? Non durava un turno a rango? Quant'era, Master? Non me lo ricordo. C'è scritto? No, non c'è scritto, per questo io domando. Allora è one shot. No, io mi ricordo che l'avevamo modificata questa cosa. La durata. Okay. Gloria tra magica. Okay. Io mi ricordo che era, se non mi sbaglio, rango 2 un turno, rango 4 se non mi sbaglio era più uno tiro per colpire e al danno ogni due ranghi. Agli alleati in un'area di 4 metri, più un metro al 3, poi al 6, poi al 9, per un turno ogni due ranghi. Ok, quindi sono due turni che dura. Esatto. Sì. E io non ce l'ho scritto qua, ora me lo modifico pure. Sì, te lo metto io, guarda, te l'ho messo io. Grazie, Master. È un piacere, è dovuto, sai, quando vuoi, leggi. La casto Tram Glory! Avete un tiro. Uno più uno. Tiro per colpire, damage. Più uno tiro per colpire, più uno damage. Yes, sir. Per 5 dal me. Due turni, TG e TG. Quindi prendo tutti. Ok. Adesso, ecco. Allora. E tocca a me, allora. Turno... No. Di Razza. Sì, sì. Lui, infatti, lui non ha fatto niente a te, quindi... Non ha fatto niente con me. Sei solo seduto a fianco a me per fare questa cosa. Lui sentito uno che si sedeva e che gridava Trambio... Trambio! Raga, sono coperti quello di istante pure. Tu ti copri dietro cupo, dietro cupo, giustamente. Ma non ci vedi, cazzo, sarebbe quello che fai. Allora, prima cosa, ordino alla torretta di sparare nelle generali direzioni da dove è proveniva il colpo di fuoco, cioè col puntatore provo a indovinare dove era il colpo da cui era venuto. Figo. Ma piuttosto, stando fermo? Beh, sì, io sono comunque. Ho la visuale sul. Cioè, sì, avrei sì. La visuale sul. Tira un percentuale. Sì, mi sono fermo così. Tiro percentuale. Posso. Siccome non mi muovo, posso pensare. Cioè, posso utilizzare una specie di azione bonus in cui provo a usare percezione per vedere dov'è. Cercare di capire meglio dove sia il mio avversario. Puoi scegliere perché percezione è un'azione. Allora, io la mia azione è percezione e l'azione della torretta è attaccare il bersaglio. Perfetto, tiro su percezione. Tiro su percezione. Quindi vuoi sentire dov'è il bersaglio. Voglio sentire dov'è il bersaglio. Utilizzando percezione, perfetto. Vai. Utilizzando percezione. Allora, ho percezione specializzato più 2, per cui bonus più 2, più il mio bonus naturale di intelletto, che è 3. E basta, dovrebbe essere questi bonus. Quindi tiro non un D100, bensì un D20. Tiro. Sì. Vado. 8. 8 totale? 8 totale. No, ecco, fa dei tiri. Ok, adesso tiro il percentuale. Tiro il percentuale. Naturale, puro? Uh-huh. Ottantasei. No.
Ok, vedi la torretta che punta e non vedi, scusami, vedete tu, vedi Phoenix, la sua altri? Torretta, senti che spara la torretta, però va a, particolarmente più a destra del bersaglio. Ok. 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 Se solo qualcuno potesse dirmelo. Sì, sarebbe utile. Qualche uno di voi molto furbo, molto intellettualmente intelligente, potesse dirtelo. Però ha tirato Tramagloria. Ah, invece ha scelto di tirare Tramagloria. Beh, figo Tramagloria. Figo, sì, figo, sì. Peccato che baffone. Se ti avesse ricordato adesso quello che Tramagloria ti dava, poteva cambiare il tiro. Peccato, tra l'altro. Eh beh, no, io non ho tirato per colpire. No, però quando tu fai sparare la torretta. E mi hai fatto tirare un percentuale, però. Il percentuale. No, tu, no, la torretta è vero. La torretta non sei tu, quindi è voi, ai tuoi alleati. La torretta era già giù, è considerata alleata? No. Oh, secondo me è un è come un companion, più che un alleato. Sì, 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 infatti. Allora, va bene. È turno di loro. Che adesso cercano di fare questo. Vabbè, turno loro, non sarebbe turno mio. Eh sì, dai, sotto Kudo turno mio. Kudo è vero, 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 vero. Ok, adesso che appunto è pure finito il surriscaldamento dell'arma, essendo che il tipo ce l'ho proprio di fronte, vorrei sparargli alla mano per cercare di fargli cadere la pistola. Ok. Cercare quindi di disarmarlo. Ok. Allora. Quindi abbiamo il bonus al TPC 3, 4, 5, 6. Mi dà più uno tiro per colpire Phoenix, giusto? Sì. E hai pure 8 danno. Ok. Quindi è 7, 3, 4, 5, 6. E quello di Phoenix 7. Dai. Ma va a fare in Cina. Ah, 16. Beh, 16 però. È basso. Netto. Ce lo so che è basso. Considera che se vuoi prendere un punto in particolare facendo una cosa in particolare, in più alla sua, diciamo, aumenta la difficoltà, armatura. Aumenta ulteriormente, ulteriormente la difficoltà di colpire. Ma volevo provare a disarmarlo. Vabbè, non era male idea. Una domanda a Master. Sì. Vorrei muovere. Però lui colpisce comunque? Colpisce un'altra area del corpo? Lo manca proprio. Perché sono lui. Scarso lui questo di qua che sto indicando, sì. Essendo che il fuoco è spento. Ah sì, è vero che è spento, tra l'altro. Ha dei malus, no? Sì. Individuarci. Ok, e vorrei fare movimento. Ah, malus per individuarvi, no, non mai. No, quelli ci avranno tutti i visori della morte notturna, esatto. Ci avranno. Posso fare anche movimento, Master? Ok, beh sì. Sono sempre 7 metri per via del congelamento, giusto? Cioè della... Sì. Ok, allora... Vabbè, facciamo che ci spostiamo. Perché altrimenti va a finire male, come dico io. Ok, vado qua. Ok. Questo tira un'altra granata, via in due invece che uno poi. Ed è il turno di Phoenix. E allora, le granate è un po' rotto. Comincerò a mettere i secondi, così. Ok. Almeno. Allora, faccio, mi metto accanto al professore Kudo e gli dico, lo metto tipo, lo posiziono in modo tale che è dritto al bersaglio e gli dico, professore, spari. Lo okay. Posiziono. Ed è il turno dei nemici. No, è il turno del professore, visto che è simultaneo. No, non è simultaneo. Tu volevi fare un'azione nel suo turno. Ma lui non fa un'azione nel tuo. Fa un'azione sempre nel suo. Ah, ok.
è come se avessi preparato un'azione, voglio agire nel turno del professor Kudo per dargli una mano. Prima, adesso non l'hai più detto, cioè adesso hai fatto nel tuo turno, l'hai spostato, adesso quando arriverà su lui agirà e farà quello che deve fare. Accanto a quello, da dietro ne appaiono altri due. Arrivano vicini. E anche da dietro, dove c'è Amapur, ne arriva un altro. Ciao ciao. Però in teoria questo è il primo, secondo. Siete ancora morti? No. Chiedo, magari qualcuno di voi si sente un po' così. Poco bene. Un pochino, ma. Vedi che ne appaiono altri, ma vedete qualcosa delle piante che si muove dietro questi tre? Senti qualcosa di bianco enorme salta da dietro le piante e più enorme, più enorme, più grande. Tu non puoi vederla. Maitica! Ne schiaccia due, proprio due li schiaccia. E vedete che il terzo fa una cosa molto rapida, fa... dice qualcosa che non riuscite a capire. Solo un seriano, chi capisce il seria, capisce. Io capisco il seria. Qui dove sono io adesso, immediatamente. Fa tempo a dire quelle parole, a premere un... Tica, alza il pugno e schiaccia pure quello. Lo schiaccia tutti e tre al terreno, li comprime. Mi sfonda. Bene. Non posso che simpatizzare. Senza. Ed è il turno di... con gli altri due. Mapur. Tiro per schivare. Ricordate che c'è un... Tiro per colpire, no? Tiro per schivare, però. No, gli altri due nemici, no, gli altri due io e te. Vado. Ok. Schivi il primo, bravo. Guarda il secondo. Schiva. E schivi anche il secondo, in qualche modo sei molto rapido, riesci a una lince. Mentre si sparano quei due lì. Sentite qualcosa che sta arrivando dall'alto. Vicino a Tika, tant'è che la sposta indietro, sembra arrivare un blocco che si apre, un blocco tutto di metallo che si apre e sembra che all'interno ci sia un enorme trivellatore assaltatore, ma più grosso di quelli che avete già visto. Pure ma più grosso. È più grosso, è più elaborato ed è più nuovo. E fa un movimento con la trivella per colpire Tika, tant'è che la colpisce qua sul petto e gli esce un fiotto di sangue. Solo no, che Tika riesce a prendere la trivella e gliela sta girando come se volesse provare a spezzargli il braccio. Oh, Tika, no! Donna! Porco! Power Ranger? Scontro tra titani, sì, Power Ranger. Quando non sai come uscire dai guai, sei comunque fottuto, anche se arrivano i Power Ranger. Non faceva così la canzone, eh? Esattamente. Sì. Mi sa di no, però vabbè. Chi è King Kong contro il robotoide? Kingoide. Allora, turno di Mapur. Se io mi muovo, prendo l'adio. Se mi muovessi, prenderei l'adio? No. Non sei a contatto con nessuno di loro. Mi sposto qui. Ok. Posso parlare? Prego. Quante parole? Tre. Tutte quelle che esistono. Mi servono cure. Disse il Tramares. Esatto. Parti. Esatto. Mi servono cure. Ne prego. Così. Allora io ho uno che si è accovacciato a tirare Tramagloria e ne arriva un altro e fa... mi servono cure al cieco. Sono tutte due dal cieco.
L'unico posto dove sto un po' a riparo. Dietro il cieco. Prendete lui e Storfio. Cudo. Professor Cudo, prego, prego. Tu com'è? Allora, io ho sentito l'enorme tonfo della capsula. Ho sentito prima. Poi sentito. Subito qua, dove sono io, immediatamente. Poi sentito. Qualcosa che è partito da distanza. Hai sentito come se fosse stato lanciato. Questo hai sentito. Poi hai sentito. E quell'altro che arriva fa: mi servono cure. Mi servono cure. E io sono così. Tu sei così. Al che? Allora. Okay. Allora. Tiro percezione. Percezione. Per capire dov'è quell'enorme oggetto metallico che sta producendo quei suoni tipo. Esatto, quello è Mapur che sta facendo così. Esatto. E tiro percezione, mm-hmm, col bonus di percezione. Il bonus di percezione, quello precisamente deciso per percezione. Il bonus ricordati percezione. Che c'è uno. No, è sempre sul tiro per colpire. E non è un TPC quello lì. Non è un TPC. Tiro il mio bonus percezione. Tiro il mio percezione. Faccio 15. Figo. Bello, ne? È un bel numero, quindi. Senti bene i rumori, poi? Esatto. Voglio capire in che direzione era. Quella là. Ecco. Ottimo. Allora, davanti a te, supponi. E indico alla torretta di sparare in quella direzione. E tiro. Ok, tiro percentuale tuo e poi della torretta. Ok, prima tiro percentuale mio per capire, cioè per vedere se ho capito dov'è effettivamente l'enorme bersaglio metallico nei confronti del quale voglio tirare. Percentuale è 90. Ma che è? Madonna. Tiro per la fortuna è cieca. Esatto, molto cieca. Allora, tiro percentuale che ricordiamo per colpire ha bisogno di da 1 a 85. Ok, se fai più quindi no, okay. 48, no. Esatto, 48. Proprio la torretta, tu, voi Phoenix vedi che parte il colpo alla torretta, lo vedi anche tu John, e colpisce precisamente il mega trivellatore dietro che sembra ignorare. Però penetrazione armatura di 1, penetra l'armatura 1. Questa è roba buona, infatti vedi che il colpo laser, vedi che entra. Entra, sì, il primo dei 19 strati di armatura che separano il conducente dalla. Però, posso una parola? Una? Anche due? Nazu! Grazie. Non male. Ok. Prossimo turno è il turno di Johnny. Ok. Allora, vabbè, io ho visto sto robottone gigantesco. Però c'ho pure tizietti là di lato. Perfetto. Provo a sparare a questo qui. Ma tu stai fuori da gava, tira. C'ho ancora il bonus di com'era Tramagloria. Tururu. Phoenix? Ah, ok, grazie. Aspettavo risposta. Nell'aria. È svenuto 2 ore fa, Phoenix. Dopo Tramagloria. Si è accasciato al suolo fianco a me. Phoenix, sei tu. Ma io che so cieco non lo so che è svenuto. Oh, eccolo. 24. Senti, io solo un odore di cacca. Colpito, dammi i danni. Subito. Uno. I danni sono, quindi, 4 più 1, 5 più Tramagloria, 6. Sei. Tu sei matto. Lo colpisci. Ok, e poi vorrei spostarmi. Ok, dopo che ti sposti tocca a Phoenix. Sono sempre 7 metri miei, giusto? Mm-hmm. Okay. Senti un po' rallentato.
Allora, io faccio sempre questo movimento di qua, Ok, che mi mi voglio sposto qua. mettere davanti a Mappur, davanti Ok. alla lapide. Sto girato Voglio verso. sparare a questo che ha colpito John. A questo che ha colpito John. Vabbè, Quello che ha colpito John. Mi prima spostati, se no da lì non lo sono vedi. spostato. Stai guardando ancora il robottone così. Mi sono girato. Spara a Sparo. lui. Spara, Lello, spara. Spara, spara, Lello, spara. E Spara, andiamo. Lello, spara. Onda sai, diventi più 5. 17. Colpito. Ok, sono 5 danni. Aspetta, che arma in mano? Non ho capito, mi La ricordo. pistola. La Ah, là, pistola. no, non il fucile d'assalto, la pistola. No, 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 no. Pistola. Ok. Mescolo la clip pure. Fanno tutti lo stesso suono, comunque. Più o meno. Ma il fucile d'assalto fa così. La madò. OP. Fucile d'assalto OP. È rotto, è rotto. Broken. Bene. Mi concedi una. Questo è Mapur, tra l'altro. Questo è Mapur. Saprei io, sì. Una cura, por favore. Esatto. Messicano diventato. Esatto, è diventato il Mapur messicano. Dai, vai, messicano. Ai ai ai. Chi tocca? Il prossimo, via. Ma chi Lui hai è sparato? loro. No, aspetta, chi è che hai sparato? Phoenix. Lui. Quanti danni? 5 danni. Ok. Compreso il Calore bonus in teoria. che ti sei dato da solo. Ok. Allora. Vedete, loro si spostano di qua e lanciano due granate dove siete lì. Uno Te una, uno pare io. l'altra. Tutte e due lanciano una granata verso voi. Verso di me, no, verso di loro. Mezzo a loro tre, praticamente. Fatto bene a spostarmi. So che questi E bastardi tirano granate. popcorno. Un attimo solo che popcorn. Voi raccontatemi cosa avete in mente, cosa state pensando, cosa sentite in questi secondi di panna. Come cazzo sopravvivo? Intanto ho sentito rotolare due granate tra me e Mapur. Letteralmente io vivo un incubo, ok? Ho appena sentito un enorme robot, Vietnam. una scimmia che ha schiacciato tre armature che hanno fatto il suono di quando schiacci una scatoletta di tonno con un martello, che fanno un misto tra e... Ok, quindi... Poi c'è quello là che mi ha tirato Tramaglory in un orecchio, per cui se prima ci sentivo... Adesso non ci sento più. Non Sto so che facendo cazzo. pure sordo a te. Adesso cieco, sordo e scemo, perché c'è uno che mi si è accovacciato e fianco. Mi servono cure. E oltretutto sento esattamente. Non ti stiamo sentendo, però. Ci metto le granate a esplodere, Master. Subito. Però se la cuoce, se è stato lì a cuocerla in mano, allora pochi secondi. Pochi secondi. Altrimenti. Ci concedi un attimo. Cadono ai miei piedi, Master. Proprio davanti a me. No. Non ce l'ho. No! Lo tiri lo stesso. Vabbè, lo tiri lo stesso, solo che non hai il bonus. Gli serviva. E un calcio per scalciarle via? Calcio, infatti, esploderebbero. Nel modo di schivare, tipo.
Arriva la granata, gli tiro al calcio. Poi... ci ho fatto. Domanda a Master. Sì, la è morta. Non sono, se ricordo, non sono quelle che si attaccano. O no? Ha già stordito, quindi va, funziona già. Ha funzionato, lei direi che lo schivare non l'ha beccato. Allora, vado per... tutti, quindi, tutti tiriamo a schivare. Uno per uno. Tranne John. Allora, più 5. Ciao John, grazie del tuo contributo. Io l'ho detto che questi tiravano granate e mi stavo allontanando dal gruppo. Non è che l'ho detto, l'hai pensato a tutto. Praticamente loro vedono cadere ai loro piedi due granate con il manico verde e con la cappocchia argentata, tutto in modo particolare. E Phoenix si ricorda di queste granate come le granate Immortal, che sono il tipo di granate che stordiscono. Tiro per schivare tutti e tre, usate Roll20, grazie. Me ne sono partiti due a me, Master. Vabbè, vediamo il primo. Fai 17 e ti prendono per un pelo. 19, Mapur, riesci a gettarti da questa parte, dove è l'area che non riesci a colpire. Mentre tu, vabbè, Kudo, fai un tiro comunque. Sì, ecco. Sei pieno zeppo. Io mi muovo in una direzione qualsiasi. Tu hai sentito due cose che cadevano... E nessuno, giustamente. E nessuno ha detto un gatto. Allora, tiro il mio schivare più il bonus più il coso. 7. Faccio tipo... che sei a meno. Con il malus che c'hai, sei a meno. Considera. Sì, immagino. Vedi. Qualcosa ti scoppia lì vicino ai piedi e anche a te, e per un momento vi sentite completamente paralizzati. Quindi, a parte Mapur, Kudo e Phoenix, siete paralizzati. Cieco, paralizzato, troppo sordo, qualche altra cosa, Jack. Sei messo male, Kudo. È una gangbang questa qua, non è una campagna. Il turno prossimo è di Mapur. Ok, io da qui ti ha scampato la sbotta che si è... sparo al primo, ok, questo qui. Bolla Eston del Palli ci stava, ma... minchia, vai di stiamo a fa. Cosa volevi fare? Volevi sparare al primo? Mi fai una scoreggia. Sì. Ti spara in un piede. No, questo era il fucile d'assalto, scusami, è partito. Questa è la pistola tua. Turno di Kudo. Posso essere paralizzato? Posso parlare? Posso tirare? Sì, puoi dire un paio di parole. Due. Granate stordenti! No, per te, per John. Quello voleva dire ma va. John. Ma dai, è il tuo turno, John. Tocca a me. In lontana stava già dall'altra parte. Allora. Perfetto, io vorrei sparare di nuovo. Ok. Questo tipettino qua. Ok. Usando il surriscaldamento. Quindi vado con il tiro. Sono 3, 4, 5, 6. È finita la tramagloria, penso, perché è stordito lui, no? La magia è finita. Vabbè, solo 6 allora. 15. 15 per sparare a quello? Mm-hmm. Non lo colpisci. Ok, mi scalo la clip. L'arma va in surriscaldamento. Tra l'altro sto a zero con la clip. E... se mi concedi... delle parole? 2. Ok. Nazu, aiutaci! C'è Nazu sull'albero con i popcorn, così. Bella scena quella, vedi.
dentro il robot che sta a combattere. Pensavo che era Smigol che gridava Nazgul. No. Allora, ed è il turno di Phoenix, che è stordito. Almeno stavolta non mi urla l'orecchio. Due colpi. Uno deve schivare il signor Mapu. Se si chiama così. Mapur. E l'altro John. Primo colpo per Mapur. Tiro per schivare. Ti spara uno dei due quelli lì. Quanto è il totale? Dimmelo a voce. 15. Sono 7 danni. Altro John. Ok, esperto più 3. Ok. 20 naturale. Più 6. Allora. Sì, mettiti un segnino su schivare. Tu ce l'avevi già attivi, no, i segnalini? Non ricordo se era uno schivare, vado a controllare. No, era furtività, rapidità di mano e conoscenze informatiche. Non allora, su schivare. Aggiungiti una colonna a schivare. Ok. Io sono morto. Non sei morto. Ah. Non l'ho visto. Sei morto? Veramente? Sì. L'ultima cosa che vedi prima di... Non ci credo. Di tirare le cuoia è praticamente il... per dire, il robot. Mentre giri proprio con la testa dietro il robot che infila una lama nel petto di di quel gorillone che apre le braccia e cerca di prendergli la testa e poi muori. Ed è il turno di Kudo, che non sono più paralizzato. Non sei più paralizzato, un turno solo di paralisi, quindi yes. Ok, quindi allora, e stranamente ci vedi, è come se quella granata t'avesse anche... Tutte le immagini ti arrivano un po' sfocate, però riesci a fare mente locale e riesci a vederci adesso. Mi giro, che sono a terra, per cui ruoto leggermente, cioè ruoto letteralmente su me stesso, faccio così. Vedi, alla tua sinistra c'è un robot enorme che sta infilando una lama nel petto di un gorilla bianco gigante che sta prendendo la testa. E velocemente vedi dietro di te ci sono due tizi che stanno puntando le pistole, uno verso di te, e vedi un tizio, vedi Mapur che in quel momento proprio la tua vista mentre torna, tu lo vedi cadere con un proiettile con l'elmo fumante. Mi giro e sparo contemporaneamente, ordino alla torretta di sparare entrambi i colpi su questo qua. Si vede? Ok, quale? Questo qua. Sì. Sia io che la torretta. Ok, ruota la torretta? Sì, ruota la torretta. E ruota anche te stesso, così io capisco. Sì, ruota la torretta e ruoto me stesso. Ruoto me stesso. Ruoto... aspetta. Ruoto... un attimo che... ecco. Ruoto la torretta. Ruoto la torretta. Ok. E faccio fare fuoco sia io che lei, spariamo. Ok, allora io personalmente ho un bonus grazie all'abilità comprata l'ultima sessione. Ho un bonus di più uno al TPC per l'arma che è in braccio al tiro per colpire, oltre al naturale bonus che l'arma e le mie competenze mi riservano, di precisione, che è 2, e si aggiunge anche il bonus prontezza, giusto? Quindi bonus precisione, bonus prontezza e bonus dell'arma specializzata. Per fare cosa? Per sparare, per colpire, no, un TPC. Bonus prontezza ce l'hai già segnato. Esatto, e precisione è un altro, più 2. Sì. Precisione dell'arma. Precisione. Bonus prontezza. Più l'arma specializzata. E l'arma specializzata? Sì, si trova. Ah, sì, certo. Sì. Ok. E tiro per colpire, quindi. Tiro per colpire. Sì. Vialo. 20 naturale. Sì, vai. Ok, riindicami quale. Questo a sinistra. Ok. Danni?
I danni sono 5 più 1 che è l'arma 6 specializzata. 6 per 2, 12. 12. Bello. Sì, 12. Bello. Lo prendi in pieno petto e vedi che cade a terra. Ottimo. E la torretta spara all'altro. E la torretta spara all'altro. Ok, tiro per colpire con la torretta. Tiro per colpire la torretta, tiro percentuale. Tiro percentuale, ricordiamo che va da 1 a 85 per colpire, poiché ha l'85% di probabilità di colpire. Tira ed è un 8. Più che sufficiente. E dimmi i danni che fai con l'altro. Allora, siccome ha raggiunto il rango 3, dal rango 2 ha un ignora scudo, per cui ignora un punto di scudo, ed infligge, adesso te li leggo, infligge 3 danni più 1 ogni 5 intelletto, per cui sono 3 più 3, quindi 6 danni. Buono. Ok, tu vedi che lo colpisce, lo ferisce anche in modo importante. Senti proprio che vedi che si muove un po' strano dopo colpisce, come se fosse stato ferito. Ed è il turno di John. Ok, io ho una domanda. Per estrarre logicamente la clip dal minimizzatore per caricare mi servono entrambe le mani. Estrarre la clip dal minimizzatore? No, per quella no. Come fanno? Cioè, una mano non ti basta, devi estrarre quella. Questo ti viene fuori, appena ti viene fuori la prendi, la ficchi dentro e poi puoi sparare. Cioè, le clip sono più facili, mentre magari una cosa poteva essere una chiavetta più complicata, ma Ok, quindi quella, mi se il basta riporre minimizzatore il ti fa. coltello. Cioè, tu cosa hai in mano? Pistola vuota, cioè senza clip perché mi è Pistola finita e devo vuota, ricaricare. E il coltello, dovrei riporre il coltello. coltello. Riponi il coltello con rapidità di mano. Poi puoi provare ad estrarre la clip, prenderla e infilarla, ma non puoi sparare. Perché riponi il coltello. Se non avevi un coltello in mano. Ok. Lo so. Va bene, provo a fare il tiro per rapidità di mano per riporre il coltello. Ok, Ed estrarre la clip. sì, ed estrarre la clip per ricaricare. Quindi mi viene rapidità di mano che è specializzato più 2 con i bonus prontezza più 5. Tacchete. 15 totale. Quindi totale per colpirlo. No, per riporre il coltello e per riprendere. Riesci a Riesco? fare tutto. Prossimo turno è il Ok, Phoenix. un'altra domanda. La clip, quella usata, la devo buttare, non posso riporla, non avrei il tempo, giusto? Puoi buttarla a terra e poi puoi recuperarla. Ah, ok, Però allora la lancio. è finita o è ancora dei colpi? No, no, proprio zero. Allora, beh, puoi buttarla. Ok. No, perché avevo già un'altra clip utilizzata appunto nel minimizzatore. Va Sì, però a bene, allora. zero cosa ti serve? Allora, ora non sono più stordito, beh, l'ho Quindi. buttata, mi tolgo la clip termica dallo zaino, faccio questo movimento di qua, mi sposto un pochettino più sulla sinistra e colpisco quello rimasto, vado con il tiro per colpire. Ok. 23. Colpito. Sono 4 danni, master. Ok. È il turno suo che cerca di colpirti. Phoenix, tira per schivare. Ok, master, una domanda. Ora già c'ho la barriera, lo scudo up, no? Non lo so, Già non c'ho ti. quattro segnalini, tutti e quattro i segnalini. No, Sono allora uscito sì. da Roll 20, sono Allora sì, incredibile. c'è lo scudo up. Ok. Vado per schivare. Sempre un più 5. Ero uscito da Roll 20 per sbaglio. Bello! 23. Buono. Cacchio volevi fare colpire? No, schivare. No, era per Ah, schivare. schivare è schivato, sì, che cacchio sto dicendo? Infatti ho detto. Non toccava a me. Allora, praticamente vedete che il.
il coso lì grosso in qualche modo riesce a infilare, cioè la tica enorme non riesce a strappare la testa, infila ancora un'altra lama nel petto di Tika che si, brum, puff, sembra cadere a terra. E pian piano Tika, da quel qualcosa enorme che state vedendo sembra diventare, appare una luce verde e rimpicciolisce tantissimo. Tika, non mi preoccuperei per Tika sinceramente. Sono una merda. Che bello. Ed è il turno di Kudo. Allora, ordino alla torretta di sparare immediatamente al prima di me spara la torretta al quello a destra. Quello a destra, okay. Quello rimasto in vita. E tiro per colpire, quindi. Sì. Tiro il D100. 20, quindi colpisce. Okay. Sempre 6 danni con un ignora scudo. Ok. Perfetto. E poi avanzo verso di lui fino ad essere a distanza 0. Ok. Ok. E a proprio a bruciapelo gli sparo. Hai dei malus. E attenzione perché qui c'è anche l'attacco di opportunità suo. Ah sì? Sì, perché utilizzare quest'arma a distanza, che è comunque un fucile d'assalto, corpo a corpo è come avere una lancia in mano, però devi sparare. Quindi il momento in cui tu tiri il grilletto, lui potrebbe spostarti e magari tirarti un cazzotto, colpirti cose. E quindi a quale corpo distanza io non avrei l'attacco di opportunità? Un metro e mezzo. Un metro e mezzo. Quindi così. Classico metro e mezzo. Esatto, gli arrivi lì tipo in mezza schivata, in scivolata e cerchi di sparargli. Esatto, e gli pianto un colpo, okay, in pieno petto. Tiro per colpire. Tiro per colpire il mio D20 col bonus più 5. Tiriamo. 8. Non l'hai colpito. Turno di John. Ok, allora io vedendo appunto il mega robottone girarsi verso di noi, la prima cosa mi giro, perché cioè, un attimino. Ok, vorrei provare a sparargli dove ho visto comunque che Tika prima gli stava tipo cercando di stritolare la testa, da quello che ho capito, no? Cioè gli stava cercando di spaccare la testa. Mm-hmm. Sennò tutte, che tutte le cose insanguinate, cioè. Ok. Anzi no, vorrei sparargli sotto il braccio sinistro, ricordando che quella volta i trivellatori avevo 22 quei punti di deboli là, potrei pensare che forse è una cosa di fabbrica loro proprio, che così... È tutto coperto sotto lì, tu ti ricordi bene quella cosa, però lì vedi proprio che c'è una specie di placca, di armatura, di placcone che lo copre. Si sono messi a posto sti bastardi. Allora... un problema... Vorrei tirare allora un percezione per vedere se vedo un punto scoperto nel robottone. Tira un percezione. Allora, il mio percezione è specializzato più 2, quindi il bonus totale 4. 22 totale, 18 più 4. Non riesci a notare un punto scoperto. Fatto sta che Tika sembra aver aperto proprio sulla base del collo una placca, sembra averla tipo strappata un po' di forza, o rovinata cercando di muovergli la testa. C'è proprio un blocco sotto il collo che è scoperto. Ok, vorrei fare movimento se mi concedi due parole. Sì. Ok, allora mi sposto, c'ho sempre 7 metri, giusto? Sono ancora sotto effetto della... Sì, senti ancora la criogena che ti dà fastidio. Ok, allora mi sposto verso di qua. Ok. E le due parole sono Robot Collo! Robot Collo, perfetto. Phoenix. E allora, io sentendo a John che dice Robot Collo, anzi no, perché poi c'è... No, vado per colpire quello davanti a me. Mi sposto un pochettino più sulla sinistra. Ok. A cosa serve giocare a Total War? Arro.
anche a roba starebbe, cioè, per dire. Mannaggia te, mannaggia. No, faccio l'azione che avevo detto all'inizio. Parla meta game, no, ho detto già quello, faccio quello. Va bene. Vado, non ho sentito niente, quindi puoi fare quello che vuoi fare. Cosa vuoi fare? No, faccio quello che ho detto ora, Master. È giusto. Ma che faccio quello che ho detto. Non l'ho sentito, ripetimelo. Ma ripetimelo. Mi giro verso il robot e gli sparo sotto il collo. Cerco di individuare. Ok, tiro per colpire. Mi sono confuso io. Era evidente questa cosa. C'è stato un minore. Ho visto 16 neuroni che si menavano in una Royal Rumble. Esatto. 16. Gli spari, lo colpisci lì sotto. Tirami i danni. 4 danni sempre. Ok. Ci sono ripercussioni sul robot, movimenti strani quando l'ho colpito? In realtà sì, vedi come se il cranio si abbassasse per un attimo, ma in modo tipo convulso, fa come se cercasse di parlare qualcosa, ma non, o di riparare, e le braccia si muovono un attimo in modo strano, e poi procede ancora verso di voi. Infatti fa procede verso di voi, e l'altro dietro cerca di spararti, quindi tira per schivare Phoenix. 22. E riesce a schivare il suo colpo. Mentre questo pam, pam, va avanti e schiaccia la torretta. Ma ce l'hanno con la mia torretta? Che cosa c'ha? È troppo bella, troppo bella. Fastidio. Troppo pura per questo mondo. Ed è il turno di Kudo. Allora, io faccio questo movimento, Master, e dimmi. Secondo me non dovrebbe essere attacco d'opportunità, ma poi dimmi tu se invece no, questo è un quadrato, non ci serve a niente quadrato. Allora non so più come toglierlo. Come hai fatto a mettere un quadrato? Non ho le più pallide idee. Adesso vi faccio vedere che so fare anche questo, guardate, però non so come toglierlo. Perché lo fai? Non so come toglierlo. Aspetta, se io lo so... Ok, penso al vecchio Master, sistema. Grazie, tutto. Non fate Master mai più niente del genere. Ma perché se uso Fred... Ah, ecco perché. Ok, lo so. Allora, questo qua. Se io faccio questo movimento così, non prendo Ado, giusto? No. Ok, bella. Quindi mi muovo qua. Sì. E sparo al nostro amico Fritz. Mi muovo qua, sempre girato verso di lui. E sparo al nostro amico Fritz. All'amico Fritzer, vai. TPC. Tiro per colpire. 18. Sbagliato, scusate. Morto il robot, sì, ragazzi. Sì, sì. Spontaneo. Ha avuto un malore il pilota. Non sono stato alla grande ultimamente. Ho avuto un po' di cagotto. Saranno stati quei gamberi. Cazzo, i gamberi, sfottute torrette. Allora, è uscito? Colpito. 18. Colpito, ti do i danni che sono 5 più 1, 6. Ok. Ho una domanda, Master. Un attimo solo. No, rifiutata. Sì. Prego, tu. Quanto è alto all'incirca il robot? Come tica, più o meno è più grosso della pietra, più sarà 4 okay. metri. Quello mi interessava, il fatto della pietra, perfetto. Ok, chi tocca? Me in teoria dopo Kudo. Dopo Kudo c'è John, sì. Non è ancora, sta benissimo il nostro Franchino. Sta che è una favola. Il lui, tizio della... Io. Il colapasta della situazione. Ehi, è una favola, lui sta benissimo. Lo chiamano un ciuccio a colpi, lui. Ok, lui si allora io... aspira danni. Porca che... Ok, allora io gli sparo sotto il punto dove ho appunto visto prima del collo, vedendo anche che fa movimenti strani. Mm-hmm.
faccio il colpo sul, cioè il surriscaldamento, uso dell'arma per, quindi per infliggere più danni. Ok. Sono quindi 3, 4, 5, 6 per tiro per colpire. Mo dimentico sempre, per sempre 6, non cambi. Madonna, 15. Robot? Totale 15, quei bonus? Totale 15 con i bonus, purtroppo. Non l'hai colpito. Ok, scalo la clip. Il robot è un po' più alto della pietra, circa 4 metri e mezzo. 4 metri e mezzo. Scalo la clip, l'arma è in surriscaldamento e vorrei muovermi. Prego. Allora. No, non ha senso andare di là. Perché dopo si gira loro non gli possono sparare al collo. Vado verso di qua, faccio i 7 metri. Per provare pure a fare un'altra cosa che non dico logicamente perché altrimenti... Ah, sono andato per... cioè avevo ancora il movimento diminuito per i 7 metri, giusto? Sì. Okay. Fenix. Allora, io vado sempre per colpire sotto il collo del robot. Vado con il tiro per colpire. Mm-hmm. 9. Non lo colpisci. Scalo la clip. Vorrei fare pure movimento. Ok. Non ho controllato qua. Ok, voglio fare questo movimento così. Più indietro. Sì, più indietro, 9 metri. Sì, 9 metri. Ok. Esattamente, esattamente. Vabbè, quasi vicino Kudo praticamente. Mi metto qua. Ok, turno dei nemici. Jorraue. Schiva. Certo, mi spara il tizio con armatura, non il robot, sì, giusto? Sì, sì, sì. Allora, schivare esperto più 3... ok, tiro. Yeah. 15 totale. 7 danni. 7 danni. No, sbagliato. Ora è giusto. Devi contare la corazza. Non scordare, dimenticare di quello di contare la corazza. Allora. Grazie. Vedete che il robot fa un passo in avanti e pesta il fuoco. Appena pesta il fuoco, non succede niente, perché avete spento. Ma vedete che Mappur si ruota, sembra tirare fuori qualcosa dalla mano e gridare «Per mio fratello, bastardi!» E gli molla una granata sotto al robot che puff, gli scoppia sotto il collo e vedete che non gli fa molti danni. E adesso è il turno del robot che continua ad avanzare. Questo è il climax che fa così. Sì. Sentite da dietro una voce che urla: Tika! Aiuta! Bill! Vedete una fascia di elettricità che dalla schiena penetra il robot che viene disintegrato da dietro. Tipo il robot viene proprio disintegrato. Quello che vedete dall'altra parte, che vedi tu John dall'altra parte del robot, sono Nazu che è steso inginocchiato, che sta guardando Tika, che viene illuminato da questa sfolgorare di luci da Bill, che sta fluttuando tutto contornato da questa luce rossa. Lo vedi proprio che si gira, fa così, si muove, un fascio di elettricità parte, ti passa davanti tipo sotto il naso e colpisce quell'altro tizio che viene disintegrato. Siete fuori dal combat. Lanciatemi un medigel, non posso controllarmi. Lanciatemi un medigel. Prendo il medigel dalla cintura subito e glielo lancio. Vedi che il lancio è molto corto, gli arriva molto lontano. Lui però muove, fa così con la mano e vedi il medigel come se fluttuasse per un attimo. Sì, al posto che cadere a terra è come se venisse attirato dalla mano. Lui lo spezza
Lo vedi che beve e fa... E sviene per terra. Pum. Tika! Tika! Tolgo un attimo il medico della cintura. Tika! Ragazzi! Tika! Io mi avvicino subito a Mapu perché per vedere se è vivo. Io vorrei fare per vedere se è vivo perché ho visto che comunque si è girato e ha lanciato una granata. Tika! Tika! No, Mapu è morto. Sembra l'azione! La sua ultima mossa è stata quella. Poi vedi che forse la stessa esplosione l'ha finito del tutto. Vedi delle bruciature, vedi, gli provi il collo e è morto. Beh, volevo controllare la senso, ho visto girarsi. Io c'è Bill svenuto lì sempre... dietro di te. Io mi avvicino. Vedi se riesci con le armi in mano. Mi avvicino ai nemici a uno e verifico che siano effettivamente morti. Cioè, non gli do il colpo finale, però verifico che siano morti. E vado da tutti. Ce n'è solo uno che puoi verificare. Uno è di stato disintegrato, vedi delle pagliuzze. E questo qua, è questo qua l'ultimo nemico. Tre sono stati schiacciati e sono più sotto che sopra la terra dall'altra parte. Sono proprio stati spiccicati, c'è una cozzata di roba. L'unico nemico morto è quello. Vado a verificare che sia morto. Ed è morto. Morto, sì. Allora mi rilasso e metto via il fucile e mi dirigo anch'io verso Tika. Solo che da lì non riesce a vedere come me su un nemico lì. Sì, è perché ho sbagliato comando. Cioè, ho tirato una bella linea, però, se ti può interessare. È bellissima la linea. Ecco, qui, quindi, ripongo il fucile, guardo che lui effettivamente sia vivo, lo guardo un po'. No, è morto. Bello che cioè, morto. Che sia morto. Allora... Tanto dirigo... gli togli provi a togliere il casco, a premere per togliere il casco si tutto si chiude e noti che è un Serian. È un Serian. Ci sono dei tratti sul volto che lo identificano come una delle tribù, qualche particolare no, classe. No, sembra aver tagliato razza. Quella sorta di pelle, bella capelli. Una cosa che vedi come se fosse completamente, se fosse ripulito totalmente. Non è una cosa che fanno in Serian di solito, se li lasciano crescere perché ci mettono una vita a diventare anche solo di 10 centimetri quelle piccole certo. creste. Lui sembra che se le limate come se si fosse strappato quella sorta di pelle che non, anche dagli studi fatti dagli Amdir. Avete visto che quelle cose dei Serian sono utili un po' come sensibilità, ma non è che hanno dei poteri particolari, se non il convogliare dell'impulso Serian, che comunque sia lo possono fare con qualsiasi parte del corpo. Tu perfetto, noti proprio che è come se si fosse limato. Cioè, quindi sì, quindi sostanzialmente tutti i tratti che lo identificavano, cioè i tratti quale, estetici, quale tipo di famiglia, quale tipo di colore, così sono se stati li eliminati. Sì, sì. Come se fosse stata volontaria questa cosa. Esatto, sembra un'operazione chirurgica. E la pistola Draumar che aveva? È una pistola Draumar, è lì a terra. E la prendo. È una bella pistola Draumar. Perfetto. E riesco a vedere che... Tra le armi ranged riesci sì. a agganciarla nell'altra posizione a sinistra. Cioè a perfetto. Destra c'hai la Berk, a sinistra c'hai la Draumar e dietro c'hai il fucile d'assalto. Perfetto. Adesso te la vado ad appiccicare. Grazie mille. Niente. Anzi, scrivi tu. Sì, e non ho lo spazio, non ho la tabella vuota. Non c'è una tabella vuota, allora non hai agganci liberi. Non ho agganci liberi? Scudo Ritz, hai una F-19 Amdir e pistola Laserberg. E non ho la spada Laserberg. Quasi tutte le cinture portano tre agganci, due laterali e una dietro. Questo è proprio stato fatto dall'Unione Intergalattica, sia per okay. limitare le cose. Cioè, quindi il melee è l'arma melee che sta consumando. L'arma quella. Melee è agganciata, sì. Ok, quindi io vedo che questa pistola Draumar è meglio della mia pistola Berk. Tu sai che la Draumar è meglio della Berk. La sostituisco. Che fai, la butti? No, la tengo in mano. Cioè, allora, tolgo l'arma dal... tolmo la pistola Berk dall'aggancio. Metto via la pistola Draumar, quindi le sostituisco, e tengo la pistola Berk in mano, pensando che magari qualcuno dei miei compagni può aver bisogno di un'altra pistola. Uno qualsiasi. Allora, ok. Ti rompo un po' il cazzo in mano, però la tieni lì. Sì, sì, la tengo, anzi, per essere preciso, la tengo così.
Sì, pistola Laserberg, appiccicalo, te lo appiccico io accanto, fatto. Grazie mille. Adesso sostituisci... le informazioni all'interno. Esatto, metti pistola Draumar. Pistola. Tipo, medio. No, pistola Draumar, tipo leggero. Leggero, ok. Danni 7, gittata corta. No, perdonami, media. Sì. Peso 3 kg, capienza 4 su 8. 3. Che, un attimo solo, scusa. 3. Precisione G. Sì, capienza max 8. Dita Drastar Corp, costo medio, non te lo dico. Ok, e capienza max abbiamo detto? Massimo 8, adesso ne è 4. Ok, rimanenti 4. Ok, perfetto. Perfetto, allora, ok, questa, e la, la pistola. Esatto. E le informazioni non ci sono sotto, perfetto. Esatto. Sto usando una pistola Draumar, baracazzuta quella. Bellissimo. Allora. E con la pistola in mano mi avvicino a, a coso, a Mapur. Sì. Mi avvicino a Mapur. Che è morto, tu lo sì, guardi verifico che effettivamente è morto. Sì. Lo vedo che è vicino a Mapur. Sì, sì, sì. In giro faccio, è morto, prof, ho già controllato purtroppo. Ha raggiunto più presto del previsto il suo fratello. E facendo così, gli disegno con le dita sulla fronte, cioè faccio sulla fronte, disegno i tre triangoli. Sì, e... è una cosa che fanno anche per simboleggiare gli Amdir, cercare sì. di fare quei tre triangoli, una cosa sì, che mettono così. Alcune volte anche sui cartelloni, tipo così. Come se fosse una cosa in partenza, sempre. E vorrei vedere se l'arma che lui impugnava è ancora utilizzabile. Sì, sembra di sì, ha una mitraglietta Berk. Perfetto. E agganciato alla cintura c'è un coltello laser Berk. Perfetto, prendo la mitraglietta Berk nell'altra mano. Sì. Prendo la mitraglietta Berk nell'altra mano, sempre mostrando che non le sto impugnando. Ok. E mi avvicino ai miei compagni. Ok. Avvicino ai miei compagni e prima cosa... Dica! Porgo la pistola a John. Questa è la sua, prof, no? L'ho già usata una volta. Questa è la mia pistola, sì, ma ho preso la pistola Drauma dei nostri nemici. È un oggetto di fattura eccellente, molto migliore di questa. Ma so che un combattente come te potrebbe apprezzare l'utilizzo di due pistole. Ah, certo. Poi c'ho già familiarità con questa piccolina. Certo. Ho anche una mitraglietta Berk, se può servire a qualcuno di voi. Ma io vado di pistole. La impugnava Mapur prima di essere sconfitto. La prendo io. Io la pistola. E la porgo a Phoenix. Allora. John, appiccichi della pistola a Phoenix, che fai? La tieni in mano? O vuoi sostituirla alla pistola Laserberg? È migliore della... No. Vabbè, io quando mi porge la pistola la impugno, entrambe e faccio... Ah, finalmente! Avevo detto che è un assalitore Berk. E poi le rinfodero entrambe. È un assalitore Berk. Non ho capito. L'arma che mi sta dando Kudo. Chiediglielo. Professore, che arma è? Lo riconosci, sembra una mitraglietta Berk. Ti accorgi di aver detto una stupidata perché sei un soldato e conosci anche le armi. Però ti accorgi, dato che te l'ha appena detto prima... È una mitraglietta Berk. È un'arma leggera, di gittata media. Veniva utilizzata probabilmente a spray nelle stanze piccole. La sua lunghezza ridotta permette l'utilizzo in spazi ristretti. Forse può essere utile in un combattimento all'interno di una navicella o di un edificio. Sarà nettamente migliore della mia pistola. Professore, la sua pistola quante clip ha dentro? Giusto per essere informato. Aveva sparato un colpo solo. Prima di quando sento Nazu, mi avvicino a lui. Mi giro anch'io. Mi avvicino a lui e mi inginocchio a fianco a lui e gli metto una mano sulla spalla e gli faccio... Nazu, adesso Tika è a fare compagnia con mamma.
No, ancora viva, guarda. È ancora viva? Vive, è viva? Sembra essere viva. Ah, meno male. Io l'ho appena dichiarato. No, ancora viva. Mi avvicino a Tika. Dice cazzate tu. Come, allora, come possiamo aiutarla, Nazu? Fare magia. Magia? Magia. Sì, allora, sì. Io vedo, io so che i Medigel hanno effetto anche interspecie? Quasi mai. Però quasi mai. Provarci. Io... È stato provato più volte sugli animali, è stato studiato altri tipi di caratteristiche, ma sembra che il Medigel abbia un effetto brutto lì. Sembra faccia molto male alcune volte in alcuni tipi di animale, non sai, peggio con queste scimmie, peggio che meglio. Invece agli organismi praticamente del che sono Amdir, che sono qualsiasi dell'Unione Intergalattica, sono stati testati, è stato riuscito diciamo sono stati riusciti a trovare dei tipologie di apparati chimici che funzionano mm-hmm. con queste cose, mentre invece per gli animali li stanno ancora studiando, ma è complicata. Certo, allora mi avvicino a quegli alberi enormi dal fogliame grosso con cui anche Nazu si è fatto gli abiti e strappo una di queste grosse foglie. Ok. Strappo una di queste grosse foglie e improvviso un bendaggio a Tika. No, tu lascia, non fare stupidaggi con foglia, che cosa Nazu serve? Lascia stare, bisogna tu indietro, indietro. Il sangue tra l'altro deve stare che è dentro. Con una lancia in mano è tornato, c'è cioè una specie di lancia in mano strana. E te la ma è una lancia rudimentale o una lancia rudimentale? Sì, sì, sì. Nazu, stare dietro. Voglio aiutare Tika. Io devo aiutare Tika. Voi no capace. Vedi che la prende e sputa per terra e vedi che se ne va. Sì, sì, ma se ne va via. Salta su un albero, salta su un altro albero e scompare con Tika sotto le braccia. Si è agganciato dietro la lancia e scompare con Tika. Allora io prendo la foglia insanguinata con cui avevo provato a tamponare, faccio... Ma che cazzo è successo qua? Bill! Chi siete? Ti ricordi di noi? Bill, sono Bill, John! Sono Phoenix! Phoenix! Sì! Che cazzo ragazzi, come state? Come... Grazie a te bene! Sì, io mi ricordo, sì. Ci hai salvati? Ho distrutto quel robottone quando sono fuori di me ho un potere enorme. Solo recentemente sono riuscito a controllare al minimo le mie mosse. Prima ero folle, volevo uccidere qualsiasi cosa, riuscivo a stento a dire a quella. È come se qualcosa dentro di me prendesse il sopravvento e ci vedo. Però ci vedo quando quella cosa prende il sopravvento. Ci vedi? Ci vedi? Solo quando quella cosa prende il sopravvento. Adesso non ci vedo un cazzo di niente come al solito. E mi avvicino verso lui. Lui è ancora in terra, giusto? Sì, lui è tipo sdraiato, è tipo lì che si è. Mi avvicino verso di lui e lo aiuto a mettersi seduto. Grazie. Lei deve essere il Bill che tu. E tu chi sei? Aspetta, non ti conosco. Lui è il professor Kudo, Bill, è un nostro amico, Ah, professor Kudo, grazie, sì. Sì, Bill, è un piacere conoscerti. Grazie del tuo intervento, è stato vitale. Sì, Nazu era un amico che conoscevo a tempo fa, ma era tempo che non ci vedevamo più, e quando sono arrivato qui là sotto mamma mia quanto sono stanco. Posso utilizzare conoscenza elementale per capire che tipo di potere sprigiona da lui? Non sprigiona nessun potere da lui. Non adesso, ma quello che aveva utilizzato. Dovevi usarlo mentre lo vedevi, sì. Ok. Povarti. In quel momento sì, poteva essere utile conoscenza elementale o conoscenza. Però eravamo in combat ancora. Sì, potevi bruciarti l'azione. Domanda master, non mi ha messo la mitraglietta che è al posto della pistola. La pistola che fai? La butti a terra? La tengo in mano per ora. Ah, ok. Allora, mettiti la mitraglietta. Domanda sempre a master, all'interno del minimizzatore non la posso mettere per poi andarla volendo rivendere? No, non è vero. Nessun tipo di arma riesce a entrare nei minimizzatori. È stata proprio catalogata in quel modo. Cioè le armi non entrano, i minimizzatori non accettano armi. C'hai pure provato però, hai cliccato per dici no. La terrò in mano. Ok, dove c'hai il pistola laserberg? Scrivi. Ok.
Scrivi mitraglietta Berk, tipo leggera. Danni questi. Leggera. Quanti sono? Scusate, ho messo io, aspetta. Chiudi. Allora. Peso metti 1. No. Già ci ho messo 1. E quante munizioni c'ha? Il peso della mitraglietta? Allora, mitraglietta, peso 2 kg. Gittata media, precisione meno 1, capienza massima 30, rimanente 28. 30, rimanente 28? Esatto. Ok. Raffica, te l'ho scritta sotto. E ha la pistola laser Berk in mano. Ok. 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 Avete quella, hai l'arma in mano. Kudo, se non erro, tu cos'hai in mano? Oh, no, niente. Io ho dato la pistola a me e la mitraglietta a Phoenix. Perfetto. Esatto. Non più niente. Bill. Sì. Ma riesci a capire quando quel qualcosa prende il sopravvento, così almeno da avvertire anche noi? Sì, sono riuscito a scappare grazie a quel qualcosa dalla base e mi sono nascosto in un mio vecchio nascondiglio, una mia vecchia base. Nazu è sbucato dal nulla e mi ha detto che diavolo stavo facendo e che mi stavano cercando, e lo so che mi stanno cercando, ma io ho sentito cosa fanno. Ci tengono criogenati, mi terrebbero in criogenesi per chissà quanto tempo. Forse ci morirei lì dentro e non voglio morire. Quella cosa dentro di me ha preso il sopravvento e me ne sono andato. Ho bruciato una porta, ho fatto saltare un'altra, ho creato un buco in un'altra zona e sono schizzato via. Solo che quella forza dentro di me consuma un sacco di energia e sento che ho bisogno di Medigel. Anche adesso un Medigel mi farebbe molto comodo, se ce l'avete. Però appena andato per farti calmare, Bill, non posso usarti tutti nel combattimento, no, altrimenti se ricapita, sì, come facciamo? Poi ne dovremmo trovare altri, ragazzi. Sì, lasciatemi qua, sono stanco, morto, che non... lasciate. No, aspetta, sta addormentando. Allora, quando lui si addormenta, io ho un colpo e faccio i cristalli e mi lancio verso la pietra. Pietra. Mi lancio verso la pietra. Verso la pietra. Ok, corri verso la pietra e guardandola messoti al contrario, noti che alcune strisce indicano come una mappa. Ok, e prendo nota di questa mappa, apro. Io vedendo che scatta lui faccio Phoenix, rimani qui, e vado col professore. Va bene. Prendo il... allora. Lo sta bene. No, non soffiare, non fischiare. Allora, prendo il manuale Serian. Che avevi dove? Nel mio minimizzatore. Bravo. Prendo il manuale Serian di pronto soccorso. Ok. E utilizzando un pezzo di carboncino dal fuoco, su una pagina bianca probabilmente, o la prima pagina che è sempre vuota con i titoli, no? O l'ultima che è sempre vuota prima della chiusura, ricopio quella mappa. Prendi un carboncino e ricopi quella mappa. Ok, sì. Ci sta. Sì, ricopia grandi linee. Sembra che quelle strisce di numeri, i numeri indicano come la strada, mentre alcune lettere sembrano essere formare degli alberi, però è come se qualcuno le avesse messe lì apposta. E vedi proprio che formano anche delle rocce, degli alberi. E una volta che hai cercato di finire di copiare la mappa, noti che è come se tu avessi disegnato più o meno la zona dove siete voi, con una strada che indica di entrare in un piccolo sentiero in mezzo agli alberi. Ok, allora mi alzo, guardo, guardando la pagina. Sembra proprio che hai messo un grande sasso
Addirittura sembra che c'è anche una piccola specie di tomba disegnata, cioè indicata con i numeri, ma tu l'hai riportata come hai visto sì. Che è segnata una cosa dritta e una croce, proprio come fanno gli umani che di solito mettono sotto alcune certo. Croci, per usanza. Quella religione è una religione antica, ma per usanza lo fanno ancora, dicono. Perfetto, facciamo. Non è possibile. Cosa? Ma questi simboli, le espressioni, non sono equazioni, non sono calcoli, non è fisica, matematica. Questa è una mappa. E non una mappa qualsiasi. È la mappa di questo posto. Io li sento da questa distanza o no? Stanno parlando, senti che dicono qualcosa, ma non è preciso. Mappa okay. Di questo? Perché dovresti rifare una mappa di questo posto qui? John, la mappa, vedi, questa sì. È la roccia dove ci sono i simboli e questa è la tomba. La tomba di la madre di Nato. E qui... Sì, questo è indicare un sentiero. Sì. Dobbiamo seguirlo, John. Appena mi indica il sentiero vorrei guardare nella direzione, quindi orientandomi, se c'è veramente questo sentiero, vorrei tenere un percezione. Sembra che la mappa abbia praticamente disegnato la zona in cui siete. Cioè, vedi, c'è ancora c'è quell'albero. Sembra piccolino nel disegno, ma qui è più grande, come se fosse passato. Vedi proprio la tomba, è come se tu giri, è come se lui... con la sua abbastanza buona precisione o comunque esperienza sembra aver ridisegnato la zona in cui siete, tant'è che in fondo a destra sembra esserci un piccolo sentiero e quel piccolo sentiero ha un cerchio e all'interno del cerchio c'è un altro cerchio che era disegnato nella mappa. Quindi in fondo a destra sarebbe di qua, tipo dall'altra parte. Ah, ok, quindi in fondo alla destra da dove siete arrivati. Te lo faccio vedere, guarda. Sì. Sarebbe praticamente questo qui. No, dall'altra parte. Voi siete arrivati da lì. Avete messo qui. Queste le cose che vedi nella mappa. Qui c'è un albero che vedi, un altro, questo albero è quello che vedi. Qui in fondo, sulla destra, sembra entrare un sentiero. Vedo il sentiero che faccio. Giù. Vabbè, ma non penso quindi che da là fuori lo vedo. Cioè, no, da lì non lo vedi. Tu vedi che c'è un grosso albero. C'è indicato anche lì un grosso albero. E sotto l'albero come una specie di simbolo di una porticina. Fatto strano, perché se anche tu guardando un po' così non capisci bene, però ti sembra di vedere che lettere e numeri compongono questo tipo di incroci di mappe. Quindi appena mi dice così mi giro verso la direzione, più o meno faccio, potrebbe essere quell'albero lì, prof, quello grande lì, quello riportato che lei c'ha qui sopra disegnato. È esattamente quello, è incredibile. Questo sentiero esiste effettivamente e senza questa mappa non l'avremmo mai trovato. John, sì? Questa mappa mi è stata data nel sogno, nello stesso sogno in cui mi è stato detto che è vitale trovare questi cristalli. Sì, ma chi te lo ha detto? È complesso, John, è complesso. I sogni non sono un filmato, non sono un video che puoi riprodurre. Sono sensazioni miste a informazioni, a parole. John, tu dovresti saperlo, sogni anche tu. Voi esseri umani siete famosi per i vostri sogni e la vostra mente immaginifica. Allora, John, sì. Bill in questo momento è in stato incosciente, ma noi non abbiamo i medigel per mantenerlo sedato. Dobbiamo comunicare la sua in posizione. In realtà, prof, io uno ne ho, ma lo conservo in caso di necessità. Non potremo mantenere a lungo la sua dipendenza con il ritmo con cui li consuma. Ne ho giusto abbiamo... un altro. Abbiamo bisogno che la Reb intervenga e lo prelevi per metterlo in sicurezza. So che lui teme la criogenia, sì, hanno detto che la criocostrizione. Sì. Ma è l'unico modo per poterlo mantenere in uno stato in cui non è un pericolo per sé e per gli altri. Noi. Ricorda che è già riuscito a scappare una volta però dalla Reb. Sì, ma saranno prese misure ulteriori. Noi non possiamo di sicuro fare niente che si avvicini a quello che può fare la Reb. Quindi noi comunicheremo alla Reb dove Bill e cercheremo i cristalli. Saremo più utili in questo modo. Evidentemente Nazu conosceva questi cristalli e sono noti probabilmente anche alle popolazioni primitive che abitano queste zone. Sì, Nazu diceva che era qui per proteggerli comunque, se ricordi. Esatto. E io sono stato probabilmente accecato da un frammento di quelli. È un'ipotesi che faccio, ma potrebbe essere accurata. Ebbene, non agguagliamo Phoenix, John. Comunque non scegliamo da soli, andiamo a parlarne con lui anche, no? John,
Certo, Magione, potremmo essere gli unici a conoscenza del pericolo che costituiscono questi cristalli. Dobbiamo agire. Mi avvicino verso Phoenix, vado sì, verso ci Phoenix. Ci avviciniamo, lo seguo anch'io. Ragazzi, che è successo? Phoenix. Che avete scoperto? Gli mostro la mappa, gli faccio Phoenix. Questa mappa? Le equazioni che c'erano sulla pietra sono una mappa, e precisamente la mappa di questo luogo. È indicato un sentiero che, se le mie supposizioni sono esatte, porterebbe a quei cristalli che Nazu doveva proteggere e che noi ora dobbiamo proteggere. Nel mio sogno, grande distruzione era provocata dal fallimento nel proteggere questi cristalli. È vitale che ora noi agiamo, ma dobbiamo anche Bill comunicare la posizione di Bill. Professore, con Bill che faccia posizione? E come facciamo? Il trasmettitore l'abbiamo? Abbiamo i trasmettitori delle nostre tute a corto raggio. Forse posso manomettere una di questi per produrre un segnale più a lungo raggio. Domanda, Master, noi non abbiamo questi trasmettitori in teoria. Sì. Noi non comunichiamo... Tra di voi no. Vi era stato detto di andare a tornare. La tecnologia che per permettere le comunicazioni, come vi dicevo, ha avuto un punto talmente estremo che è stata riportata a quasi alla base. E quindi costano tanto, cioè sono rari, addirittura c'è chi le fa amatorialmente. Dovreste comprarli. Non li quindi non li abbiamo, ok, mi ricordavo bene, ok. Allora mi avvicino al cadavere del soldato e vedo se con lui ha un comunicatore. Sembra un'armatura che non riconosci. E sul suo pulsantiere? Cioè sul suo, lui non ha una console di comando. Sembra avere come in noi. Realtà una specie di cosa che chiude, una porta che viene chiusa. Posso provare a manometterla con conoscenze elettroniche? Sì, hai degli strumenti? Potrei evocarli. Al che? Generarli, più che evocarli, siamo in generali. Non siamo, esatto. Un'agenda del magico. Esatto. Al che? Generarli con la trama materia. Mi giro verso i miei compagni e faccio: ragazzi, venite, vi mostrerò quello che ho intenzione di fare. Portate Bill con voi. Non vabbè, in teoria separarci. Non lo sento da là fuori io. Eh? In teoria lui sta là fuori, non lo sento io. Sentite che dice qualcosa, lui sta parlando un po' tra sé e sé, ma siete distanti. Aspetta, Felix, vado a vedere quello che vuole, rimani con Bill. Ah, io controllo Bill, metri, vai. Sentite che sta parlando. Prof, può ripetere. Ed è per questo motivo che ho sempre desiderato... Ma, John, non mi stavi ascoltando? Professore, eravamo vicino a Bill, cacchio! Lei se ne va così d'intratto e poi pretende che l'ascolti. Evidente, scusa, purtroppo l'emozione del momento. Ebbene, allora, posso evocare un laboratorio? Posso per fare cosa? Generare un laboratorio per provare a manomettere uno dei comunicatori del... Se effettivamente hanno un comunicatore, però... Aspetti, e non pensi che... Per quanto siano messi bene a livello proprio di marchingegni, questi tizi qua, gli do pure un calcio, non abbiano un modo che se venga bypassato o corrotto il sistema mandi un altro segnale e manderebbero altri di questi stronzi qui da noi? Ma certo, è naturale, John. Hai perfettamente ragione. Evidentemente avrebbero un segnalatore di bypass a lungo raggio, probabilmente un segnale encriptato. Anche perché il tizietto di prima di venir morto, ci ha messo mezzo secondo e ha fatto arrivare il mega robottone. Hai ragione, John. Può funzionare. Io non me la rischierei. Allora resta una sola cosa da fare. Dobbiamo portare Bill con noi. E se si sveglia? Allora abbiamo un'unica cosa. Io nel frattempo, Master, intanto, Bill, torniamo da Phoenix. Dormiente o... Sì. Dormi, vicino... che è una bellezza. Mi avvicino a Bill... Mi avvicino a Bill, mi giro verso di lui e faccio: so che... Trovato niente? Phoenix. John, so che può sembrare strano, ma credo che la cosa migliore in questo momento sia abbandonare Bill qui. È in grado di proteggersi, sa difendersi, e al suo risveglio non ci saranno dei medigel.
Sì, ma ascolta, è una forza della natura. Ha distrutto... Ascolti, ascolti, prof. Per quanto lui ci abbia causato problemi, ci ha anche aiutato ad uscire da quel posto dove eravamo. E non so se lui può realmente controllare quel potere. E da quello che ho capito, i cubi sono importanti. Non so se lasciarlo qui allo sbaraglio e andare da qualche parte. Il cubo stesso potrebbe logolarlo se non sa come utilizzarlo. Oltre a questo, farci un ma culo cosa così. Possiamo fare noi che è questo? Sei nel vaso fuori controllo. Non lo so, è da ragionare. Voi che pensate? Non lo so. Io ho un'idea. Ho un'idea, però è rischiosa. Vero? Concordo in parte con l'idea del professore. Però c'è sempre la possibilità che possono tornare quelli della BB, come sapete. Oltre pure l'idea di portarlo con noi, abbiamo pochi... Voi sapete cosa, non voglio nominarli perché solo il nome sapete okay, quello che okay. succede. Certo. Ecco, hai visto? A proposito, quanti ne avete? Giusto per avere un calcolo. Io ne ho uno. Io controllo il minimizzatore, controllo la cinta. Uno, due. Puoi anche parlare, sta dormendo, hai detto solo due. Non si sa mai, non si sa mai, lo sai com'è. Lei, prof? Ne ho a sufficienza. Ok, quindi... Che facciamo? Noi non possiamo scortare Bill fino alla base. Non possiamo comunicare che Bill è qui alla base. Ma... Non possiamo portarlo con noi ai cristalli e non possiamo rimanere qui seduti ad attendere avete che lui si svegli. Avete controllato se Mampur aveva qualche cosa? Trasmettitore? Non possiamo accedere al suo minimizzatore. Non siamo a conoscenza del codice. Aspetti, aspetti, aspetti. Una domanda, prof. Certo. I cristalli di cui parla... Sì. Sa per caso dirmi quanti sono e se sono diversi colori? Assolutamente no. Ho capito che intendevi, John. Beh. A cosa alludivi, John? C'è stato un, chiamiamolo incidente, una situazione, un evento. Un episodio. Mm-hmm. Ed eravamo proprio con Bill. Certo. Noi dovevamo recuperare il nucleo di una Carrat proprio per conto della Reb. Per fartela in breve, dopo quello che tutto quello che è successo, che siamo stati lì, abbiamo avuto una visione. Eravamo noi, altri due, se ricordi, Clish e CJ, e c'era anche Bill con noi. Questa visione parlava proprio di strane forme, forse cristalli appunto di vari colori, di quelli che forse si parlano dei sette cristalli. È evidente! Queste visioni sono state mandate alle persone che sono ora in questo luogo. E precisamente... Allora Bill è coinvolto. Quindi lo dobbiamo portare con noi, stai dicendo, Bill John? È una mina vagante. Non possiamo garantire né la nostra né la sua incolumità. Non siamo in grado di contenerlo se avesse uno di questi eccessi della dipendenza. Io so soltanto una cosa, professore. Posso tirare diplomazia per riuscire a persuaderlo? Chi? John. Sì. Persuaderlo che è necessario... Lasciare lì Bill. John contro diplomazia per mantenere la tua tesi. Ok. Allora, diplomazia... sono... addestrato con e col bonus intelletto, giusto? Tira. Io non ce l'ho proprio diplomazia. 10. Dai. Allora, c'ho solo il bonus int. Puttana. Cioè, ma convinto lui. Mantieni la tua tesi e convinci Kudo. Di cosa mi convinci? Secondo me non dobbiamo lasciarlo qui, anche se non sappiamo controllarlo. Finché abbiamo quello che abbiamo, riusciamo a tenerlo sotto controllo per quanto riguarda i suoi sfoghi di rabbia. Se veramente siamo tutti collegati a questi fantomatici cristalli, penso che sia meglio portarlo con noi invece che lasciarlo qui a marcire o a fare qualcosa che qualcuno... Ma di che cristalli stai parlando?
Bill, se ricordi la fantomatica visione che abbiamo avuto al nucleo. Aspetta. Ok, calmo, Bill, calmo. Continuate, sono Sei calmo, svegliato? continuate a parlare, mi sono svegliato, ma io ho bisogno di dormire. E Che dormi, Bill. cristalli, ma continuate a parlare, che cristalli, quali cristalli? Allora, Bill, ricordi quando eravamo al nucleo? Sì, Che ricordo hai bene. avuto, che abbiamo avuto quella visione, tu in particolare hai avuto quell'evento. Fammi pensare. Popcorn. E John mantiene la sua tesi. Nel Porca di frattempo. quella puttana, si può che dire. Cioè, quando spari, due. Quando devi discutere, 20 naturale. È John, raga, perfettamente John. Porca di quella. Quanti segnalini c'ho là sotto? Sotto c'hai. Allora, fammi fare un altro copia e incolla, segnalino. Ok, mi sentite? Mi si sente bene? Chat, ste, mi confermi per favore. Diplomazia. Ok, perfetto. 1, 2, 3, 4, 5 cosi di segnalini. Perfetto. Si può. Raga, proprio John, vorrei Aspetta, rompere aspetta. Fammi capire. il coglione. Sì. A che diavolo di cristallo ti stai riferendo? Quella specie di forme di cristalli che abbiamo visto più o Ma meno non erano tutti. cristalli, te l'ho detto, erano Ragazzi! No, entità. scusate, scusate, niente. Erano cose che si muovevano, erano cose. Non erano cristalli, ma Ma io non li vedevo così bene, erano davanti a te, vedevo te, sembravano. Allora, quello che io ho visto era come delle forme, come se fossero Forme. degli esseri. Potevano essere fatti di cristalli oppure no, non lo so, ma non c'entra niente con i cristalli. Di che cristalli state parlando? Io mi giro verso John e gli faccio. Sono confuso. Perché Quindi? faccio. Bill, ascoltami. Hai bisogno di riposare o Sì, riesci a ho camminare? bisogno di dormire, mi serve. Con un bel Medigel posso pure camminare. Mi servirebbe solo un bel Medigel, uno solo, e vi cammino dove volete voi. Ma non mi portate alla base. Tutto quello che volete, ma non mi portate alla base. Mi giro verso John, mi giro verso Phoenix, li guardo, faccio, e va bene Bill, ma ad una condizione. Noi Quale? stiamo cercando questi cristalli e forse, poiché noi ci siamo trovati in questa radura per un motivo preciso, forse ci sei anche tu. Per Ma cui. come faccio a servirvi? Io senza un medico io non vi servo proprio un cazzo di niente. È per questo che ti darò un Medigel, ma dovrai Ah, venire. bene, bene, bene. Dammi qui, ragazzo, dammi. Ma ascoltami, Sì. dovrai venire con noi e Verrò con voi, sì. dovrai darci ascolto e cercare di trattenere le tue crisi al massimo del tuo Le impegno. trattengo, voi datemi il manager, io trattengo tutto quello che E va bene, volete. allora Percepire apro. intenzioni, vorrei tirare percepire Grazie intenzioni per percepire intenzioni. pure io. Che Bill non è che. Gli Sappiamo spariamo, com'è. poi gli spariamo a Bill, Vecchio a Billy rotto Williams. cazzo. Quattro. Vado Non io. capisci, non capisci bene. Troviamo al 20. Ti sembra che lui abbia voglia di marmellata? 17. Sinceramente, da quello che percepisci è che se ne fotte del trattenersi, non trattenersi. Lui vuole il Medigel. Bill. Ti Dimmi, conosco troppo dimmi. bene. Appunto, un Medigel, lo sai, torno nuovo come Tu una vuoi rosa. solo Medigel, Bill. Sì, voglio solo un Medigel. Poi magari un altro dopo, ma non adesso. Dai, un John, Medigel, ragazzi, lo solo un sai com'è. Medigel. T'ha Un già dato, non Medigel. ne abbiamo più per ora. Ma ha detto Kudo che ne ha uno, dai. Professore, io andavo benissimo a scuola. Ero anch'io un Tramatec. Ho studiato, ho capito che lei è un Tramatec. Lei l'ha detto, giusto?
Professore, gli dai al medico. Allora, ha presente lo studio della doppia connessione Hartinec? Esiste la doppia connessione Hartinec? Esatto, master. Era una materia difficilissima di tramatecnologia che permetteva di connettere più persone tra di loro per far scatenare a tutte queste persone diciamo dell'elettricità intorno che poteva danneggiare. Questa cosa era usata in guerra quando i piccoli Wurmak, però quelli potenziati dalla madre, quando i piccoli Wurmak attaccavano in massa, più persone venivano collegati da un unico Tramatech che faceva partire delle scosse da tutti quanti. Ed è una capacità speciale potente. Lui sta parlando di una capacità speciale difficile. Mm-hmm. L'hai studiata anche tu, no? È presente? Certo, conosco le dinamiche. Certo. Ebbene, questo cosa vorresti dire? Vorrei dire che non sono uno stupido e so dove è nascosto un manuale della doppia connessione Hartinec. E voglio tirare ovviamente percepire la percezione. Fatto che scala su intelletto, giusto? Yeah. 5 genau 9. Non capisci bene quello che ti dice, sembra molto convinto di sé. E gli faccio: beh, che tu conosca questo manuale. Manuale nascosto, manuale anche che puoi collegare. Non è un manuale fisico, ma so dove c'è un programma proprio per la doppia connessione Hartinec. Ti serviranno molti studi, ma la potresti scoprire. In battaglia è una cosa veramente potente. Certo, ma non è questo che stiamo cercando. Ebbene, più di quello. Mi giro verso John e mi giro verso Phoenix. Posso avere il medicine? Mi giro verso John e faccio: se questa è la decisione che avete preso, ce lo dovremmo portare dietro. Io posso anche rimanere tranquillo, me ne sto tranquillo, non vado da nessuna parte. Mi lasciate a dormire in uno dei buchi delle cose che faceva Nazu, quella specie di, non lo so, quei buchi che ficcava negli alberi, e mi lasciate lì, poi mi andate faccio a fare quello che fare. Facciamo... e mi venite a prendere dopo. Appena fa così, guardo il professore e faccio così con la testa. Quando lui dice, quando Bill dice questa cosa. Bill, ti darò un medigel e andrai a dormire direttamente. Sì, vado a dormire. Okay. Mettetemi dove dormire, io ma la rilasso lì con il mio bel medicine. Dov'è il medicine? Dov'è? Vado al villaggio di Nazu, cioè gli dico: e vai al villaggio di Nazu a dormire. Prendo il suo villaggio di Nazu. Dovete portarvi voi, non so dov'è il villaggio di Nazu. Eccolo. Datemi il medicine. Signor Ray Charles, per favore. Non sono allora, Richard, Bill Gaspin è il mio nome. Bill Gaspin, chiedo scusa. Smuglianza è un antico eroe Amdir. Ricorda qualcuno. Lo accompagneremo, anzi, riposerai all'ombra della pietra. In sì, sì, la pietra quella con tutti i numeri strani, me l'aveva fatto vedere Nazu, ma non ci capivo niente. Prima te l'aveva fatto vedere quando ancora vedevi? Sì, 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 io ancora ci vedevo. Allora, gli porgo la mano. Quando avevo la vista, si parla di qualche anno fa. Dopo quei bastardi mi hanno attaccato e cose mi hanno sputato l'acido e lì ho perso la vista. Ma Nazu mi ha aiutato ancora per un bel po' di tempo, solo che poi, sapete, sono rimasto là chiuso per mesi, quindi... Va bene, ora sei fuori, Pino. Sono fuori. Ok, ti accompagniamo alla pietra, ti daremo il medico e tu dormirai lì. Non muoverti da lì, nel caso chiama Nazu. Ok, accompagnatemi alla pietra, dai, andiamo, forza. Ok, gli prendo proprio la mano per il braccio e lo porto piano piano verso la pietra. Ok, fatelo anche su Roll20. Sì. Però Bici Pacici, siediti qua. Perfetto. Siediti, posati. Perfetto. Prendo dal minimizzatore un medigel. Lo adagio proprio con la schiena proprio vicino alla pietra, in modo che... Vuoi dargli anche due carazzine? Vuoi sistemargli la giacca? Ok. Posso avere il mio manager? Prendo il manager da minimizzatore e gli do il manager. Ah, ecco. E adesso andiamo, John, Phoenix. Potrebbe non esserci molto tempo. E andiamo. Io vado, inizio a andare proprio. Ok, voi andate. Pian piano scendete davanti a quella zona che è indicata. Che è indicata sulla mappa.
Io nel frattempo che scendiamo gli dico, ragazzi, non ne siamo proprio sicuri, siamo attrezzati bene. Vi ricordo che io c'ho un'armatura, una corazza distrutta. Si può dire. Più che altro io non ho più colpi, ho solo le clip nelle pistole. Tra l'altro, aspettate. Ok, questo è scomparso ed è andato lontano dal posto. Chi? Sì, sono io qua. Questo medigel lo rimetto nella cintura. Ho preso un medigel dal mimizzatore master e lo vorrei spostare nella cintura. Se possibile. Sì, puoi farlo. Io prendo una delle clip termiche dal minimizzatore. L'albero che vi sto indicando è quello dove è segnato anche sulla mappa. Okay. Prendo una delle clip termiche dal minimizzatore e la porgo a John. Oh, è sicuro, prof? A buon rientro, John. Assolutamente. Lei guarda le spalle io. Ok, la metto nel minimizzatore. Okay. Quindi scrivo clip termica. Procediamo. E che ore sono, master? È notte? È notte. Gli indicatori delle armature contano le, diciamo, le mezzanotte, più o meno, intorno a mezzanotte. Okay. Avanzeremo ancora un'ora e poi ci fermeremo a fare campo. Abbiamo bisogno di dormire dopo il conflitto e dobbiamo anche pensare a una strategia. Io vi ricordo sempre domattina che proseguiremo. Vi ricordo sempre che io ho preso due morsi di quel dinosauro. Certo, ma non possiamo tornare alla base. Non possiamo portare Bill alla base. Per cui dobbiamo proseguire. Di qui, Phoenix, si va solo in avanti. Vediamo come va a finire questa storia. Beh, arrivatevi davanti all'albero e guardando sotto sembra che ci sia una specie di rudimentale porta fatta di placche di legno e cose di ferro, ma proprio fatte male. Sembra che ci sia un semplice gancio che quando voi aprite si apre la serratura. La porta è abbastanza pesante, ma in qualche modo da sotto, nascosta questi rami, riuscite a tirare e si apre questa porta. Vedete come una luminescenza, dopo un po' di metri di discesa, è come se ci fosse una sorta di scala molto ripida, fatta con dei massi, fatte le cose. Sotto c'è una luminescenza di un colore circa azzurrognolo. È azzurrognolo, Già, saranno quei cristalli di energia di cui parlava Nazo. Io estraggo il fucile. Non lo so, ma fatto sta anche prima quando il robottone ha calpestato il fuoco e ha fatto una leggera luminescenza azzurrognola. Forse era proprio il frammento di cristallo che parlava lei quando ha acceso il fuoco, professore. Forse è quello che mi ha provocato cecità. Ma dobbiamo avanzare, dobbiamo trovare. Fatto sta. Ok, tiro fuori l'entrata delle pistole io. È un po' complicato scendere con le mani occupate. Potreste scivolare, è molto ripido. Metto via il fucile, vedo, faccio il primo passo, incespico un attimo e faccio. Io appoggio la pistola. Servono le mani. Se vi tenete con le mani riuscite a fare quei 5 metri che vi sembra di vedere prima di una curva che è appiana. Da dove viene una luminescenza. Riponiamo le pistole. Io c'ho ancora la pistola quella in mano. Che fai? L'appoggio lì a terra. Ok. Fai una cosa, cancella tra dalla scheda. Fai una cosa, Phoenix, non lasciarla appoggiata lì così, cerca di coprirla con qualche foglia o qualcosa. Non vorrei mai che passasse qualcuno. Appunto per questo, io volevo andare a vendere per rifornirci qualche cosa. Nascondila, tanto tu sai dove la metti, non si sa mai, passa qualcuno, vedi e comincia a farsi domande, cose. C'è qualche cosa per coprirla, cioè il terriccio si può muovere. Vabbè, per siamo in una foresta, ci sono foglie, ci sono dei sassi anche lì che avete spostato per la porta. Tu gli la copri con qualche la ramo, copro con una cosa per indicare che è proprio c'è qua. Ci metti un ramo segnalino. Tra due sassi, sì, c'è un ramo tra due sassi ed è coperta da un po' di foglie. Ok. No, ci metto, Master, tre rametti che formano gli artigli del Rumac, in modo tale da... Sono cinque gli artigli, però va bene. Ah, sono cinque. Perché è un Rumac che non ha mai imparato a contare. Ok, vabbè, metti quelli e poi? Ok, chi va avanti? Scendiamo uno per volta in Indiana, come sempre. Chi va avanti? Bene, andiamo, andrò avanti io. Va bene, la seguo, prof.
Tu Fenix, e vorrei tirare percezione per vedere se ci sono delle trappole. Sì, tira sono percezione. Dietro di voi, ragazzi. Tiro percezione col bonus. Sì, col bonus specializzato. Più due. Tiro. 8. No, non sembrano esserci trappole. Lo vedo lui che sta guardando così. Sta cercando un po' in giro, sta all'entrata. Cosa cerca, prof? Potrebbero esserci delle trappole primitive in questo luogo. Punte, lame, frici o massi. Ho un'occhiata anch'io, prof. Forse ho l'occhio più allenato di lei per quanto riguarda queste cose. E vorrei tirare su. Può essere pure Nazo che le abbia posizionate lui stesso. Allora, percezione specializzato più 2, più il bonus. Tacchete. No, era un 15, 11 totale. Non sembrano esserci trappole, no? Non ne vedo. Io riesco a vedere che stanno cercando. Vabbè, visto che ho detto pure quella cosa. E me la so voluto rullare in gioco, perciò ho chiesto se vedeva, altrimenti... Certo. 4. Ma no, raga, che siamo tre accecati. Accecato. Non serve. Okay. Bene, procediamo con cautela, però. Avanziamo. E andiamo e attraversiamo questi 5 metri famosi. Avanzate questa discesa, appena arrivate sotto, notate che tutto l'arco e anche alcune parti sotto della grotta sono ricoperte di questi cristalli che escono dalla pietra. Vi faccio vedere la scena. Sono proprio ricoperti, sono molto molto fitti. Vediamo un po'. Figa. È impressionante. Io non vedo niente. Ah, ok, era sopra. E mentre siete sotto sentite... Riguardando sopra, la porta si è chiusa dietro di voi. E mentre si chiude, vedete anche delle sbarre di ferro che fanno. Riesco dentro... a tirare un percezione mentre si chiudeva per... No, perché ho sentito il rumore e mi sono girato, giusto? Hai sentito? Vi sei rigirato che c'era qualcosa che si è chiuso sopra. Merda! Cazzo! Sembrerebbe che non potremo lasciare questo luogo. Siamo molto fortunati, ragazzi. Così fortunati che... E tiro fuori le pistole. Perché adesso siamo... Fermo, John! Fermo! E quando lui... Sembra esserci pistole... anche dei... Vedete dei strani pipistrelli di color bianco muoversi nell'oscurità sopra. E da questi cristalli, e ce ne sono un bel po' di questi pipistrelli incastrati, hanno un colore simile ai cristalli, e c'è anche dell'acqua che sgocciola in giro. Forse in fondo notate che c'è una specie di piccolo laghetto. C'è un bel po' di questi pipistrelli. John, fermo, non possiamo utilizzare armi da fuoco. Ricordati cosa è successo quando ho acceso il fuoco e ce n'era solo un frammento minuscolo in una di quelle rocce. Immaginare... Ma dice così senza dire nulla, piglia. E ripongo entrambe le esplosioni con questo ammontare di cristalli. Va bene, allora sarò pronto ad estrarre il pugno, allora, il coltello nel caso. E metto la mano in posizione per estrarlo, ma non lo estraggo il coltello. Allora, mi avvicino a uno dei cristalli, quello più vicino che ho, cioè anche se fosse ai miei piedi, mi avvicino e voglio utilizzare conoscenza elementale per cercare di analizzarlo, per capire se sia un materiale elementale. Hai dei macchinari tecnologici? No, proprio un esame... Okay. Iniziale proprio, cioè tipo è pietra piuttosto che... Avvicinando ti noti che all'interno sembra come muoversi qualcosa, una specie di etereità all'interno di questo cristallo. Provo che sembra continuare a emettere questa luce, uno più grosso degli altri emette proprio un fascio ed è sopra di voi, ma ce ne sono più, questo ce ne sono tanti. C'è anche di più grossi che emettono luce. Dopo un po' nella grotta sembra non essercene più per un pezzo, perché è proprio più scura. Mi sembra di vedere altra luce sul fondo della grotta dall'altra parte. Io invece vorrei tirare un percezione sui tipi pipistrelli bianchi strani per cercare di capire come sono fatti, se riesco a riconoscerli, se ne ho sentito parlare qualcosa. Sembrano una razza di pipistrelli seri, anche devi aver visto da qualche parte, però puoi tirare su conoscenza natura per capire di più. Ah, conoscenza natura che non ho, quindi solo bonus intelletto. Per esempio un Sirian che evitava di morire poteva essere utile. Uno a caso. Madonna. Però a volte la sfiga. 5. Allora. 5.
Capisco niente. Non mi sembra di ricordare questi tipi di pipistrelli. L'unica cosa che sai di aver visto che sono, come per le scimmie, una specie di razza di pipistrelli particolari che sono simili a quelli di New Terra. Non dovrebbero aspirare a zannare per ciucciare sangue per mangiare le prede, ma come tutti sanno essere tutti un sanno luogo essere comune di vecchie nuove pipistrelli, però così sono bianchi, sono strani, una testa un po' strana, un po' tutto così. Ok, quindi come procediamo? Questi cristalli sembrano di derivazione fratale. Evidentemente un cristallo più grande produce secrezioni di questi cristalli minori. Sentite come del rumore che proviene da molto distante. Dobbiamo avanzare. Che tipo di rumore riesco a capirlo? Posso tirare una percezione per vedere? Sembra della musica. Ascoltate. Zitti, zitti. Sentite. Cos'è questa musica? Non è possibile. Dobbiamo scoprire da dove proviene. Aspetta, professore. Un minuto solo, professore. Ascoltiamo bene. Ehi. Da questa parte, ragazzi. La scopriremo nella prossima sessione. Come andrà avanti l'avventura di questi giocatori. Ma chi è? È Mapur. Che non è morto. È solo interrato. È stato interrato. Ma sono quelli della BB che sono stati schiacciati e sono puntati con la sua. 4, 5, 6, 7 punti di domanda. 7. Sì, 7 Cudo. 6 John. Ok. 5 Phoenix. Mettete anche però Phoenix mi può tirare 2 dadi da 20, gli altri solo 1. Ok, devo capire una, devo rivedere la sessione per delle cose che hai detto che mi hai confuso. Phoenix, non capisco se fingevi, se proprio c'è una sessione che sembra che stai giocando, una sessione che sembra che pensi di essere in League of Legends, non lo so, ma in un altro gioco, non quindi. Io pensavo che fosse una crescita, invece la tua è una sinusoide. Caghi, io questo pensavo. Pure io, ma hai mai fatto oggi? Devi riuscire a focalizzare che sei lì, devi vedere con gli occhi di Phoenix. E quindi devi chiedermi e farmi le domande come se fossi Phoenix, e tante volte te ne dimentichi. Cudo molto bene, ma mi aspettavo una cosa che di solito fai che non hai fatto sta sessione, e non ti dirò ovviamente qual è. Già buono, ma sei hai sempre fatto... È come se la sessione scorsa eravate più bravi. Non so che cazzo è successo. Sapete cosa? La caduta di Mapur, seppur sfortunata, perché sì, è vero che era rango 1, non aveva tantissimi HP, ma da un certo punto di vista pensavo si mettesse ancora più al sicuro di quello che era. Mentre invece si è scoperto un attimo, poi i suoi movimenti non sono stati sbagliati, non ha avuto neanche tante possibilità. Era un combat difficile in cui lui si doveva mettere subito in una sorta di al sicuro, ma no, non era stato un errore, questo è più sfiga. A volte si muore per sfortuna, raga. Tanto mi spiace, il buon Arcariola prepara un altro background che comunque... Quindi dobbiamo scoprire il volto di Mapur. Per i tiri, Master? Io devo tirare 2d20, ha detto Master. Sì. I tiri sono per Kudo e per John 1, niente 2, 10, un punto esperienza per noi stessi, per voi stessi 11, 19 un punto per tutti e 20 2 punti per se stessi. Ok. Mentre il tiro di Phoenix è 1, 5, niente 6, 10, un punto per se stesso, 11, 19, un punto per tutti, 20, un punto, no, 2 punti per se stesso. Tutti e due tiri così lui? Sì, lui fa 2 tiri così e infatti li fa subito. Tira 2 dadi a 20, Phoenix.
Stiamo scrivendo tutte cose. Tutte cose. In tutte e due insieme. Questa espressione è Draumar. Andiamo. 11 e 9. Quindi... 2 per te, 1 per me e Kudo. Sì. 2 per te, 1 per me. Ah, 2 erano i punti da 6 a 10? No. Allora, da 6 a 10 era 1 per te, da 11 a 19 1 per tutti. 1 per tutti. Mi hai detto 2 punti. 2 per te, perché tutti, lui ti ha dato 2. Mettetevelo, un punto di esperienza per tutti, e con il 9 hai un punto di esperienza per te stesso. Adesso tira Kudo. Sì, tiro. 16. 16, un punto per tutti, adesso tira John. Yes, mi aggiungo un attimo il punto di Kudo, vado io. Ah, 8. Te porca di quella. Mi spiace, raga, uno per me. Ok. Dovete fare aumenti a cui io vi servo, chiedetemelo, altrimenti andate via dritti. Ci sono domande in chat, richieste, incomprensioni. C'è Axpen? No, un Bungie Magic. Base possiamo... per altezza fratto 2, anche volendo. Possiamo aprire Twitch? Niente, Master, io uso, allora aggiungo i miei 9 ai 5 di prima, quindi vado a 14. Per me è stata la sfiga che ho aggiunto le pedine in basso a sinistra a voi per capire dove eravate, ed è morto Mapur per quel motivo lì. E niente, metto i cosi di attitudine. Ok. Quindi una cosa, vedo livello attitudine, cosa vuol dire? Che poi sono livello 2. L'attitudine è un livello esterno personale. Praticamente se tu l'aumenti va a livello 2. Ok. E qui però l'attitudine la metto dove voglio io o è sempre di una classe sola? Cioè, prendi un punto attitudine e lo metti dove lo vuoi mettere. Ok. Che vuoi tu. Ok. Posto. E vai a più 4 se vai a 10 su 10. Allora, metto 10 su 10, quindi mi rimane 4 nei PE. Tolgo prima qua. Allora, 4. No, aspetta, come 10 su 10? Sì. Ma 0,14? Ah, ok. Okay. Vabbè, 0,14, sì, metti. Oh, ok, ma ero un attimo confuso io, scusate. Sì, 10 su 10 è 0,14, è più corretto mettere subito 0,14. 0,14? Sì, ma ero confuso un attimo. È confuso pure a me, ho detto, aspetta, ho sbagliato io. Ho no, perché mi è venuto in mente che il fatto, quello là abbiamo cambiato dopo, ho detto, forse lui non ci ha aggiornata la cosa, invece no. È tutto. Metto livello 2 e metto l'attitudine. 2 attitudine a elaborazione. Allora, io master invece prendo 10 punti, li metto in PE abilità addestrata e prendo per cibo intenzione addestrata che non c'ho. Ok, buonasera Erz, che ha scritto anche in chat. Buonasera Mel, buonasera Stefano, auguri Stefano. Come no, è da lui che proviene la musica. Ah sì, è Axpen, è vero. È Axpen che sta suonando qua e dice ehi ragazzi, da questa parte. Allora, ci sono anche lì adesso l'urco. Mitico Master Mishu, grandissimo. Oh, dopo si gioca a Ring of Honor. A chi interessa, eh? Spero che ci siate in un po'. Voglio fare una bella 6 Ava. Anche perché è finita la season. Vi sono stati dati i premi in Honor. Si è ricominciata con la nuova season. Potete ragazzi, andare a vedere i premi. Non so se non voi posso... seguite il calcio. No, niente. Comunque. Il Liverpool, che non gioco io. Esatto. Il Liverpool ha appena battuto 4-0 il Barcellona. Gli sta bene. 4-0. Aveva perso 3-0 all'andata. È la mia squadra preferita. Minchia, ad Anfield giocano. Bellissimo il Liverpool. In realtà l'unica... Chelsea, eh? Quando c'era Rooney. Insomma, va bene, dai. Grazie, vai avanti con la scheda. No, niente, l'attitudine prendo pure io. Hai capito, guarda, il buon Kudo trascina anche il buon Phoenix a prendere l'attitudine. No, perché ho pensato di fare almeno, spreco meno energie a fare cose. Per favore, Master. Ci vogliono 14 punti di esperienza, appena ne piglio di più. E Rune il Chelsea quanti anni fa era? Ma neanche tanto. Rune giocava nel Manchester United, tra l'altro. Ah, già, è vero, Manchester United. Allora io te li Red Devils. United. Eh sì, Manchester United, cavoli. Lo United, lo United. Sono tutti di fila per il Barcellona.
di 3-0 all'andata, uscire e ritorno 4-0. Raggi è culo, esatto. Lui giustamente ha esatto, facciato, esatto, Arcariola, esatto. Quindi, assurdo comunque. Ah, è bellino il simboletto 12 mesi là. Mi spiace per Arcariola, però hai fatto un sì, un'emozione flash, hai la possibilità di creare qualcos'altro. Addirittura, dato che non ci sono molte schede che hanno risposto velocemente a Trauma Space, potrei darti la possibilità di farne una rapida. Però vediamo quanta gente. Se volevo vedere la partita non sarei stato qui a vedere la sessione, giusto? Ste? Ho goduto meglio sessione. Bravo Stefano, ben detto. Infatti io l'ho visto per sbaglio e sono rimasto... Ci sono meno di 10 schede pronte per Trauma Space, però se tutti e 10 non sono rapidi a rispondermi... Dai, tu fai un background, dai. Preparati un'altra scheda teorica, finiscila, e poi scrivimi. Oh, battete, raga, quando vuoi morire. Perché non stavi giocando male, solo che la sfiga ti ha guardato in faccia, cario. Sì. E ti ha detto dei pigli corpi. Ma che figo, abbiamo le miniature adesso vicino alle web. L'ho visto adesso. È una figata. Ma dai! L'ho messa, giusto, perché almeno... me l'ha detto Giova, tra l'altro. Giova mi fa... Wolf, ma per capire loro che si stanno muovendo quali sono. È una figata. Così è meglio. Più fighe ve le fate, meglio sono, sappiatelo. Io ce l'ho pronta, devo colorare. Però a me mi sono affezionato a questo. L'avevo fatta io questa qua, tra l'altro, sai? Quella lì che stai usando, sì. Io me la sono fatta con Iroforge, bella là. Ce l'ho pure senza casco, con tutte le maniere ci sta. Ah, no, io uso questa con te perché così almeno c'ho una generale. Col casco. Sì, assolutamente. Vabbè, mi ricordo all'inizio mi chiedesti pure quella senza casco, l'ho fatto pure quella. Fatto bene. La fortuna è cieca, ma sì, che ci vede benissimo, vero? Quindi la fortuna è Cudo o Bill. Esatto. La fortuna è perdita di un compagno. Mi sa che il competitivo percentuale era Cudo. Che tra l'altro lui è morto con la granata e ti ha riportato pure la vista poi con le granate stordenti. Là, non tutto il male viene per nuocere, ma a volte esatto. Sì. Ma a volte sì. Nessuna domanda? Avete sistemato tutte le schede? Sì. Sì. Allora si può procedere con la lettura della bellissima poesia, la sigla e poi Ring of Honor. Quindi. Ancora mi dispiace per Arcariola perché non stava giocando male, sinceramente. No. Ha dato una bella impressione, ma ha dato anche una voglia di capire e che capivi anche cosa stava succedendo. Giustamente, con i pochi punti esperienza, punti ferita, ti sei detto mi piazzo dietro. E ti sei trovato fregato. Ti sei trovato anche lì fregato. Diciamo che era un combat difficilotto. Dovevate riuscire a praticamente uccidere tutti a parte uno e portarlo a un tot di punti ferita o ucciderlo, e poi sarebbero arrivati mille. Ecco, c'ho io una domanda. Il combat come lo so gestito per te, Master? Potevi far meglio dall'inizio subito. C'erano due cose che potevi fare che non usate mai le vostre capacità speciali. Buono, perfetto il trauma stealth, ma non avrei attaccato subito. Così gli hai dato la tua posizione. Questi sono soldati addestrati. Tu dovevi aspettare che lui facesse la mossa e lì intervenire. Così evitavi, ottimizzavi il trauma stealth. Bello che l'hai fatto, ma pessimo l'utilizzo. Capito, sì. Infatti ci ho pensato dopo che ho sparato, ho detto forse mai. Aspetta che lui arrivava, non ti vedeva, poi da dietro posso sparargli in testa, era quasi, c'era quasi un colpo critico quello, perché lui magari oppure gli mettevi una mezza trappola, una granata, te la preparavi dietro, gliela buttavi dietro, ad averci le granate, sono l'unico, non c'ha niente. Dovete scioppare. Non c'ho niente, io sono arrivato in sessione con la pistola e il coltello, mo ho visto la seconda pistola. Dovete scioppare, dai, un po' di credito, ce l'avete, non ce l'avete. Ti ricordo come ho usato io la granata? No, non ricordarlo mai più a nessuno, nemmeno a te stesso. No, invece me lo ricordo perché quell'errore mi fa migliorare. Vero. Allora, quindi, confermate in chat. Vabbè, sappiate che comunque c'è sempre la possibilità di fare le schede, c'è sempre la possibilità di crearsi un personaggio, quindi, tra virgolette, fate un po' Vobis. Divertitevi anche in quello se volete i sub da creare le schede. Sono curioso, non c'è nessuno in chat che vorrebbe giocare anche se non ha le caratteristiche?
Appena voltano di zona morte in Mapur, magari perché capisco chi si riunisce con Maripe. Mi metto a fare la scheda, è vero, sei riunito col fratello. Tra l'altro l'hai cercato di vendicare con la grande scena finale che non ha sortito un cazzo, però è stata figa. Immagino tutti loro, sì, grande Mapur che ci salva il culo. Morto. Magari, cavolo, ho una scadenza breve e sto ancora lavorando. Ok, sarebbe figo, sarebbe... Ma mi piacerebbe vedere tanta gente nuova che gioca. Non dico che sono sempre gli stessi, però è giusto così anche da un certo punto di vista. La passione, vero, le caratteristiche, tutti i cazzi. Non dirmi che ragazzi, devi andare, eh? Pezzo di merda, una partita te la fai, caro. No, devo scappare, ragazzi. Io domattina devo svegliarmi, purtroppo. Giusto, chi ha paura scappa, dai. Dai. non mi dare del codardo, così. Tra ti auguro su. Buonanotte. Esatto. Dai, ragazzuole, grazie mille ancora per stasera. Sempre una gioia. Grazie. Buonanotte. Buon divertimento a Roma. Mi raccomando, ragazzi, fate il culo a strisce a sto master. Sì, è una parola. Un master non può perdere, mai. Appunto. Non si scommette contro il banco. Mai. Il banco vince sempre. Il banco vince sempre. Il banco vince bello, ragazzi. Sempre. Notte, bella. Un abbraccione, buonanotte, bella, ragazzi. Ciao. Allora, quindi invito tutti i giocatori di Ro a ficcarsi nella stanza di Ro. Invito tutti quelli che non sanno cos'è usare il comando Ro e venire comunque nella stanza di Ro. Una partitella, almeno una 1v1, giusto per riempire qualche rank, si può sempre fare. Ma adesso vi voglio leggere la poesia prima di tutto. Allora, la poesia dice più o meno così: mi piacerebbe pensare che potrei crearvi la strada per portarvi in luoghi che la vostra immaginazione non può immaginare. Un giorno sono sicuro che vi ci porterò. Sarà anche distante, sarà anche sconosciuto, ma lo spazio non è infinito. Infinito è il tempo che servirà a scoprirlo.